Buonasera amici, ed eccoci qua, siamo tornati e manca sempre di meno. Bonsoir. Bonsoir. Come state amici belli? Tutto a posto? Buon lunedì. Aspetta, mi dimentico che è lunedì. Sono ancora in live, ho fatto cadere... Sono ancora in live? Ok, ho fatto cadere il telecomando sulla tastiera, pensavo di aver fatto casino. Per me sì, a X Factor. Grazie, Giacomo. Meno male. Sto facendo la caccona. Bene, sono d'accordo. Il continuo della live di ieri, questa? Sì. Hai pranzato? Sì, per quanto... Però con fallimento. Oggi ho fallito, ho passato... Ho sprecato un sacco di tempo e risorse nel cercare di cucinare dei carciofi e ho fallito clamorosamente nel cucinare i carciofi oggi e niente, sono un po' triste. Però ci riproverò, ci riproverò. Ho ancora una confezione di carciofi, ci riproverò. Sei sicuro che fine è Hogwarts Legacy oggi? Beh, in teoria sì, dovrebbe mancare tipo l'ultima missione. Oggi giornata è iniziata male senza Baretto. È che mi sono svegliato presto e quando mi sveglio presto mi girano i coglioni. Perché mi ha svegliato Luna buttando robe per terra in cucina alle 7 del mattino. E quando mi sveglio così che non è che solo che mi sveglio, ma mi devo pure alzare perché devo andare di là. Ha buttato per terra come si chiama il coso della... come si chiama? Il rotolo della carta. Sai quando hai finito lo Scottex che rimane il rotolo di carta, quello marroncino? L'avevo lasciato sul tavolo perché dovevo buttare la roba stamattina. Lei l'ha buttato giù, ha cominciato a giocarci. Quindi mi sono dovuto alzare e andare a toglierlo perché se no lo fa a pezzi e poi fa pezzi di carta per tutta la casa. E nel fare questo, cioè, mi sono svegliato. E infatti, boh, niente, che cazzo vuoi fare a quel punto? Ti alzi. Fuori c'era una nebbia incredibile. Ho detto, non lo vedo uscire, tanto avevo la torta che Federica ha fatto la torta l'altro giorno. Me ne ha lasciato un pezzo che mi sono portato a casa. Infatti, ho fatto colazione con quella. Ho fatto colazione già mentre guardavo The Last of Us. Quindi, in realtà, sono stato tranquillo. Magdalena Di Piero, grazie per i 2 mesi. Prontissima per questa live. Anche io sono molto carico. Colto che la live era partita dai commenti. A me continuava a far vedere la schermata in attesa. Dovuto uscire da YouTube e rientrare. Strano, strano. Fare non ha senso di Tobelma Show? No, non l'ho minimamente calcolato perché non mi interessava. Andiamo, potrebbe essere il primo gioco della storia a tramutarsi nel suo secondo capitolo, nel senso che con una mega patch potrebbe inserire un nuovo anno scolastico con una nuova trama. Ma non è, cioè, non è perché il primo gioco della storia? Cioè, stai parlando soltanto di un DLC. Non è che non sia mai successo nella storia dei videogiochi. Secondo te che fine farà questo gioco? Ha una durata molto limitata, 30-40 ore e dopo non c'è altro da fare. Con la modalità online sarebbe stata tutta un'altra storia. Ma guarda, meglio un gioco completo. No, tutte le persone continuano a dire: ah, se ci fosse stato l'online. Il problema è che se questo gioco fosse stato online, avremmo avuto un altro cazzo di live service gaming di merda. Come perché adesso ormai li fanno solo così. Quindi io preferisco di gran lunga avere un gioco single player, ma completo, piuttosto che avere un gioco di cui ti danno il 20%. Perché poi ti fanno uscire il 10% a botte di patch che ogni 2 mesi. Perché è quello che ormai è il live service gaming. Quindi va benissimo così. È un gioco che giocheremo, faremo le cose che dobbiamo fare, troveremo, non vi preoccupate, modi di portare altri contenuti anche dopo. Perché in realtà io voglio togliermi il gioco. Cioè io voglio finirlo e poi in modo da potermi poi dedicare anche ad altre cose specifiche sul gioco. E niente, semplicemente poi si passerà ad altro. Cioè, non è che un gioco deve durarti per forza 7 anni. Anzi. Ovvero Elden Ring dove l'online fa schifo. Vabbè, ma quella è una roba diversa. Questa sera quanti abbonamenti arriveranno sono aperte le scommesse. Ma no, ragazzi, quelle sono robe che succedono una volta ogni tanto. Non, state buoni, è stato... Anzi, tra l'altro, grazie perché ho finito la live, ho guardato la live perché vedete, ieri sera abbiamo fatto quasi 100 abbonamenti. Santa madre, santa madre. Giacomo, grazie per i 3 euro, ti offro la prossima colazione al baretto. Grazie. E grazie anche devo impararmi il tuo nome perché non riesco mai a leggerlo.
Però grazie per i 2,50 euro. Quindi oggi finisce la storia, quindi farà altre live su Hogwarts Legacy di esplorazione e altro. Sì, oggi finiamo la storia, ma poi c'è, ragazzi, c'è ancora. Io sono a metà del gioco. C'è ancora. Io ho ancora un sacco di altre robe che devo fare. Volevo. Cioè, io voglio finire la storia così, da levarmela e potermi dedicare a tutto il resto, sapendo di avere tutto sbloccato. Perché in qualsiasi gioco è quasi sempre meglio dedicarsi all'esplorazione, alle secondarie, dopo che hai finito la storia principale, così sei sicuro di aver sbloccato roba. Anche perché, tipo. Fino a 6 ore di gioco fa io stavo ancora sbloccando nuove secondarie e nuovi collezionabili. Buongiorno signor Calè, sono il padre di Ask, vorrei chiedere un risarcimento immediato. No, guardi, per questo deve contattare il mio manager. Uscirà mai una versione in VR, secondo te? La stanno già sviluppando, cioè, i modders stanno già pensando a tutto. Coloro che l'hanno visto alla live di ieri vedono mezza chat abbonata. Non intendo una patch come DLC, intendo proprio trasformarlo fisicamente in Hogwarts Legacy 2. In questo caso sarà il primo gioco della storia a fare una cosa del genere. No, non è la prima. Ragazzi, ma. Allora, ma se non sapete cosa. Se non. Perché. Se non giocate ai videogiochi, perché parlate? Si chiama. Quello che stai descrivendo, Ice, si chiama. È quello di cui ho detto prima. Sono i live service gaming. Cioè, i giochi che partono appunto così. E con l'intenzione di essere aggiornati nel corso del tempo. E sono una merda. Fanno cagare. È una delle cose peggiori che siano uscite. Il gioco di Avengers è così. E ti assicuro che non è quello che vogliamo. Va bene così. Cercate di prendere il gioco per quello che è, non per quello che potrebbe essere, che comunque non sarebbe mai perché sarebbe una merda. Ho detto una frase che fa molto Bilbo Baggins. Lucia, perché ho detto Lucia? Come se fossi, non lo so, tipo Latinx. Lucia, grazie per i 2 euro. Secondo me ieri Ask era Victor Laszlo. Va bene, ok. Ho visto passare la Maionchi dietro di te qualche secondo fa. Non hai trovato un po' frettoloso il finale della 1x06 di The Last of Us? No, no, va benissimo così, anzi, è molto molto bene. Nick quasi senza utente, grazie per i 2 mesi. 100 ore la prima run e sto già facendo la seconda. Beh, però dura poco, mi hanno detto. Anche il gioco della Suicide Squad sarà un live service. Ma ragazzi, io ormai quando leggo gioco live service do per scontato che sarà una merda. Perché nel 90% dei casi lo è. Quanto dura questa live? Anza, stai tranquillo. Abbiamo appena cominciato. Cioè, tu arrivi a una festa e chiedi quando è che sbarcate? Ho scritto male il titolo? Vabbè, lo cambierò quando avrò finito. Gli ho scoperto la missione riservata di tasto rosso? Beh, sono un serpeverde, quindi penso proprio di no. Pomeriggio finirà con Aska e Nicola che regalano 1000 sub e la live diventerà la festa di pensionamento di Kal-El. Magari, ragazzi. Magari vedessi la pensione. Ciao, Kal-El, ti seguo mentre sono a lavoro? Mi annoio. Beh, allora ci penserò io a intrattenerti, Emilia. Ci penserò io. Ciao, Iskadar. Azkaban c'è o no in questo gioco? Sì, c'è. Si è recuperato qualche nuovo fumetto di recente? No, sto continuando i manga che stavo leggendo. Dopo che è finito Hogwarts Legacy, farei la recensione finale? Yes, probabilmente a maggio. Per un video che arriverà a maggio sarà la review completa di Hogwarts Legacy. Anche perché ho tante, ma tante cose da dire. Quello di Hogwarts Legacy è l'unico gameplay che porterai o ne farei altri? No, no, c'è altra roba. Stavo parlando giusto ieri, è uscita un'altra roba. Cioè, penso che adesso il prossimo titolo in arrivo big che mi interessa è Jedi Survivor. Quando esce Jedi Survivor? Non mi ricordo più ora quanto l'hanno rimandato. Ricordo aprile, ma 28 aprile 2023. Ci vorrà ancora un pochino. Beh, fino ad allora direi che avremo finito con Hogwarts Legacy. Nella prossima run ucciderà il professor Fig con Crucio. Tutti, tutti, tutti. Quindi lo platini insieme a noi? Sì. Devo mettere che la live di ieri è stata la più incredibile di tutte. È stato un bel tripudio di cose. Sì, anche Marvel Spider-Man 2 mi piacerebbe un sacco portare. Penso proprio di sì che lo porterò. Anche perché il primo Spider-Man è stato uno dei miei giochi preferiti per la Play. Ma perché la gente preferisce un live service dove progredire una sofferenza e ti tocca sempre stargli dietro per un sacco di tempo per vederlo concludere rispetto a un bel single player? Perché la gente ormai ha il cervello lavato dai giochi multiplayer.
senza però sapere cosa siano i giochi multiplayer. Ecco, questo, continuo a dire questa cosa. Cioè, perché la gente non si accontenta. Non è che la gente, ti ripeto, non è che la gente vuole il gioco live service. La gente chiede qualcosa che non si rende conto di che cos'è. La gente vuole un gioco infinito. È questo che la gente vuole. Ma non capisce cosa significa avere un gioco infinito. Non hai mai avuto la tentazione di giocare mentre non eri in live? Sì, e infatti quando è successo sono andato in live. La gente si deve lamentare a prescindere. È vero, assolutamente vero. Cambieranno di nuovo la faccia Peter Parker in Spider-Man 2? Spero proprio di no. Me l'hanno detto che c'è un bug su PC che non permette di platinarlo. Se in Hyper Marvel Wolverine sono gli stessi sviluppatori dello Spider-Man di Insomniac. Non sono in hype finché non vedo qualcosa. Birretta? No, è Sidro. Sidro di mele. Perché. Vabbè, intanto aspettate che intanto avvio la play. Perché Federica mi ha chiesto cosa vuoi per l'anniversario? E io ho detto Sidro. Perché è molto difficile da trovare il sidro buono in questo cazzo di paese. E non era una missione in cui volevo buttarmi io, quindi ho detto sidro. Vai, Federica, fai quello che vuoi, basta che mi porti sidro. E mi ha riempito di sidro, Fede. Sono molto contento. Anche perché ha preso sidro buono. Allora, devo staccare questo. Mi ha letteralmente fatto il pacco da giù. Cioè, mi è arrivato questo pacco gigante che ho aperto. Cioè, era pieno di sidro, alcolici e dolcetti vari. E sono stato estremamente contento della cosa. Ma è stato il sidro di cosa sa? È di succo di mela alcolico. Che è letteralmente quello. Allora, amici miei. Missioni. La prova di Samba Car. E dove devo andare per la prova di Samba Car? Samba Cardi? In culo ai lupi, ecco dove devo andare. Porca troia. Ho sbloccato uno là. Passiamo da qua, vai. Pacco da giù è sempre una garanzia. Esatto. Da brava pugliese me l'ha fatta bene. Viaggiare apre la mente. Hai venduto prima di partire, eh? Quanta roba ho? Aspetta. 14 di 32, dai, ci sta, ci sta. Forse c'è un mercante qua per caso. No, col cazzo di insalata che c'è un mercante qua. Ma va bene, va bene. Perché non posso mai volare? Ah, non posso mountare a mezz'aria sull'ippogrifo. Vai. Allora, andiamo nella stanza contenente il pensatoio di Questo Sanbacar. posto sembra uscito da un libro Ah, di guarda, aspetta, favole. aspetta, aspetta. Guarda, c'è qua un mercante, guarda. Passiamo qui. Ciao! Ciao. Clifford, il grande cane Buongiorno, rosso. signore. Qualcuno lo Attendo che vuole guardava, parlare eh? con Dove me. c'era in Ho tutto Italia, il tempo del Clifford? mondo quando si tratta di un potenziale cliente. Piacere, io sono Clifford Cromwell. Che cosa c'è in vendita? Io invece non capisco la gente che chiede il DLC di Hogwarts Legacy senza Ah, sì, aver prima cosa finito il posso gioco. fare per Io ti te? assicuro che la gente che. Il 90%, il È un 90% delle piacere persone che fare sta chiedendo il affari con DLC te. di Hogwarts Legacy non l'ha neanche ancora giocato Hogwarts Legacy. Io te lo assicuro. Guarda, mi ci gioco quattro testicoli. Torna a trovarmi, mi raccomando. Per Mai me è sentito una gioia Clifford? Non c'era da aiutarti a voi il cartone comprendere. con la bambina, quella biondina che aveva il cane rosso gigante? Che è uscito anche il film, tipo. Ah, devo fare il giro, mi sa. Ah, però non ho sbloccato la fiamma. Aspetta, già che ci sono, sblocco la fiammella. E ora che compri? Lo davano su Rai Yo-Yo. Io lo guardavo su Cartoon Network. Non so su che cazzo. Forse era Minimax. Però voi non li conoscete. I canali rumeni. Già se il Magic Club sarà luglio o agosto? No, non abbiamo ancora cominciato a organizzarlo. Anzi, continuo a dire che devo scrivere alla mia manager, ma mi dimentico.
Comunque anche il fatto che la gente pensa subito a dei DLC è dannoso come ragionamento. Troppe volte giochi che meritavano un seguito non l'hanno avuto perché si sono persi dietro DLC. È vero, ma... cioè, è un po' triste da dire, ma ormai quasi tutto quello che ha a che fare con l'industria videoludica è una merda. Cioè, messa proprio così. Per di qua mi sa che devo andare. Sì. Pam, pam, pam. Avventuriamoci in questa ultima missione, amici. Che piacere rivederti. Ah, sei qui. Eccoti. Buone notizie. Non ci saranno seguaci di Ranrock a metterci i bastoni tra le ruote. D'altro canto, questo può voler dire che hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Ok. Non so se l'hanno già detto, ma sta domanda, ma la mod per il multiplayer di Aquarius Tech si apporterai? No, ragazzi. Non si può fare un cazzo. Cioè, perché dovrei portare... perché dovrei portare una mod dove l'unica cosa che puoi fare è girare con un'altra persona? E poi cosa fai? A questo posto non farebbe male una bella potata. Diamo un'occhiata. Ah, devo trovare l'indizio. Incendio! No, mi sa che... Confringo! Quello è un... Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Sì, in realtà anche il nuovo Zelda mi piacerebbe portarlo in live. Solo che minchia, devo... Allora, perché abbiamo... Riconosci quella testa scolpita lì? Aprile Jedi Fallen Survivor, maggio Zelda. Ah. Non ho visto che testa è, ma dirò di sì. Sembra un Graporn. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Graporn per aprire. È vero che ci manca l'ultima mount. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Così sembrerebbe. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Graporn. Il signore delle rive. Il signore delle rive. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi? Oh, non so così abbiamo l'ultima cavalcatura. Bene, farò ciò che va fatto. Nice. Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina, è lì che devi andare. Cerchiamo i cadaveri, sempre i cadaveri dobbiamo cercare. Ma ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fanno parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Quindi ti auguro buona fortuna. Attenderò il tuo ritorno alla sala delle mappe. Ok. Sono sbalordito dai nostri progressi. Adesso mi arriva la mail di Albi. Perfino meglio di quanto mi aspettassi. Passa da Spin to Witches appena puoi. Vabbè. Allora, dobbiamo trovare il signore delle rive. Altro, cosa c'è qua di animale? Revelio. Sono degli uccelli? Ah, però mi sa che li abbiamo già. Però aspetta che... Vabbè, già che ci sono, scusami. Faccio. Wingardium Leviosa. Devo portarlo. Scusami, come dovrei fare a portarlo qua? Revelio. Accio. Vai. Però mi devi fare il Wingardium Leviosa, ragazzo mio. No, non lo vuole fare. Allora, aspettate. Fammi prendere direttamente questo. Wingardium Leviosa. E l'ho Revelio. Messo. Oddio, guardate dove l'ho messo. Wingardium Leviosa. No, l'ho messo in una posizione di merda, raga. Adesso non lo smuovo più da qui. Ok, sì, ce l'ho fatta. Qua. Devo portarlo fino qua. È un po' scomoda sta cosa. Defendo. Wingardium Leviosa. Ok, dovrei farcela. Vieni qua. Nice. Ok, e adesso gli diamo fuoco. Incendio. A posto. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Che cazzo stava succedendo? Ci sono dei nemici qua, eccolo. Allora, devo fare assolutamente un livello per prendere l'ultimo talento di cui avevo bisogno per potenziarmi la Avada Kedavra. Quello sarà big, like fucking big. Cioè, avete presente il Pipo? Ancora più big. Completo avventurioso grigio. E qua siamo a posto, ok. Posto italiano e tempismo. Ah, ok. Allora, a proposito di Amazon, devo arrivarmi un pacco. Ho ordinato un pacco di riserva e ho detto consegna garantita
Domani entro le 13. E mi arriva dopodomani. Quindi non so dove cazzo l'hanno visto. Tanto mi serve perché ho preso la fontanella nuova luna. Che l'altra l'ho buttata perché purtroppo, ecco, non vedo l'ora di trasferirmi. Anche perché qua a casa mia l'acqua è ultimamente è terribilmente calcarea. Ma veramente tanto calcarea. Minchia, non è un culo ai lupi il signore delle rive. E praticamente la fontanella che aveva Luna, siccome era in fosse acciaio inox, si è incrostata tutta di calcare dopo un paio di annetti che la usavo. Quindi a un punto che non usciva più l'acqua. E siccome non è neanche molto sano, immagino per Luna, ho detto vabbè, gliela ribello. Cambio. Quali sono dei Fooper? Non mi ricordo se li ho i Fooper. Fooper. No, aspetta. Arresto un momento. Aspetta che... dov'è? Faccio. No, vieni qua. No, vieni qua. Arresto un momento. No, ho sbagliato. No, dai, aspetta, ti ho appena colpito. Ma porca puttana. Arresto un momento. Torna qui. Tu. Ok, t'ho preso. Torna qua. Faccio. Arresto un momento. Ok. Vai. 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 Nice. Ora è tutto a posto. Questo mi sembra di non avercelo. Dovrebbe essere una creatura che mi mancava. Meglio indagare. Ok. Chi ha quanti cazzo di nemici sono qua? Sorvoliamoli per adesso. E puntiamo dritti la meta. Cattura tutto quello che vedi e dovrei catturare di tanti per la sfida. In più devi fare un cucciolo per ogni razza. Minchia. Ma poi faremo la live bracconieri. La live in cui andiamo solo a rapire animali in giro. Si vede una sega. È proprio il Regno Unito questo. Guarda, guarda. Nebbia è un cazzo. Si vede una sega, fa freddo. C'è un... Aspetta, questo facciamolo. Ecco uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Sha. Ma sai, perché ci sono così tanti inferi qua? Guarda il cazzo. Allora. No, mi sa che è girato al contrario. Sto avendo il mal di testa, giuro. Ok, avevo ragione. Il lupo. Nice. Oh, ma ne manca uno. Per sbloccare il prossimo. Non so che cosa sblocca. Ah, ma dove siamo stati l'altra sera che abbiamo fatto la prova? Infatti, guarda, qua c'è... la prova di mio fratello Merlino. Ok, andiamo. Però ragazzi, aspettate, faccio venire il giorno perché non vedo un cazzo. Mi dà fastidio. Dove vedono il lupo lo sanno solo loro. Che è la cosa che mi ha sempre fatto ridere delle costellazioni. Solo loro sanno dove cazzo li vedono queste creature, però ok. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. La prima volta che incontriamo un Grappor, mi sa. Wow. Ah, minchia, lo devo proprio menare brutalmente, eh? Va bene. Porco Giuda, che botta. Ma se io faccio... No, non... Scusami, ma cosa succede se faccio questo? No, che palle, non posso ucciderlo. Guarda, non posso tirare... Ma no, ma che merda. È la prima volta che non mi lascia tirare le maledizioni senza perdono. Porca puttana. Io cosa faccio adesso? Metà del mio arsenale non lo posso usare. Possiamo
possiamo parlarne? Non possiamo discutere. No, possiamo discutere, dai, per favore. Difendo, confermo. Chi ha? Ti servirebbe vivo e integro. Lo devi domare e non uccidere. Vabbè, ma è una cosa vale l'altra. L'altro è bellissimo comunque. Oddio, cos'è? Dovrei esplodere, eh? Porca puttana. No, non volevo fare revelio. Io fa, che cazzo fai? Madonna, che schivata che ho tirato. Bellissima. Aia. Questa è un po' meno bellissima. Scusami, dammi un po' di cavoli, va, perché più che altro metà delle mie abilità non le posso usare. Però questo sì. A rallenti mentre saltava. Bellissimo. Aia. Questo non è stato bellissimo. Vabbè, ci hanno pensato i miei cavoli cinesi. Cos'è? In ginocchia ti attacca? Dai, mi inginocchio. Devo fargli capire che non gli voglio del male. Non voglio fargli del male, assolutamente no. Siamo amiconi. Ho visto abbastanza in time per sapere dove sta per andare questa scena. È bella la musica. Ma il gladiatore. È mio? È andata? Let's go! Cavalcatura Graforn! Nuovo oggetto sbloccato! Il Graforn è dotato di un potente attacco caricato che infligge ingenti... Scusami, ma è la colonna sonora di Dragon Trainer? Che infligge ingenti danni ai nemici ed alcune barricate. Tieni premuto L2 per avviarlo. Oh yeah! Yeah. Rallenta ora. Che figo! Madonna, ma quanto imponente! Più veloce! Bellissimo! La musica fa tanto Dragon Trainer, No, quella è la sua resistenza. Torna a quelli che fanno la stanza del pensatoio. Vai! Bello. Sì, la musica è test drive, assolutamente. Brava, dice che conosci i nomi delle soundtrack di Dragon Trainer. Buongiorno, presto, levati dal cazzo. No, aspetta, voglio investirli. Guarderò la luce spegnersi nel cuore. Aspetta. Ah, L2, aspetta, quella è R2. Quell'elmo. Stavo sbagliando tasto. Infatti stavo dicendo, ma perché non sta correndo? Perché sia... Allora, con R2 corre, con L2 carica. No, ma ragazzi, ma è proprio test drive al 100%. Ha gli stessi leitmotiv. Madonna, che figata. Però non posso saltare, no. Devo spaccare sta colonna. Se la... Oddio, 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 no. Dobbiamo dargli un nome, come lo chiamiamo? Uno che carica e spacca tutto. Ezra Miller purtroppo era già preso. Tutto qui quello che mi insegnano a scuola, ma più o meno qui, cioè. Ma quanto cazzo è figo. È ora che ve ne andiate. No. Un momento Salvini, è ora che ve ne andate. Di essere qui. Cimabue. Isido. Silvio Berlusconi. Pier Silvio Berlusconi. Ralf, carino. Direi sdentato. Boh, aggiudicato. Sdentato direi che più che aggiudicato. Siamo quasi arrivati, eh. Ah, che bello. Guarda, è proprio un chonker. Guarda quanto è grosso. Spacco tutto, prof. Sono arrivato, pronto a spaccare tutto. Vai. Non puoi caricare al momento?
Come cazzo devo sbloccare? Ah, aspetta, forse devo fermarmi sul piedistallo. Come mi fermo? Oh, fermo. Ma che figata! Ma scusate, ho sbattuto. Figo l'effetto, bellissimo. Ma poi è proprio gigante. Questo che a me piace, è gigantesco. Giustamente lo metto così. Eccomi qua. Ok ragazzi, è arrivato il momento dell'ultima prova. Revelio. Mi aspetto grandi cose. Terribili, ma grandi cose. Quindi sarà a tema animali tutta la prova o soltanto l'inizio? Forse il professor Rackham ha fatto bene a fidarsi di te. Io ho ancora qualche riserva, però. Isidora, come vedrai, non era ciò che sembrava. Posso solo sperare che tu lo sia. E Isidora fosse un po' susso, l'abbiamo capito. Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere. Grazie, professor Bakar. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Com'è già finita? Ma scusa, sono appena arrivato! Madonna! A proposito di eiaculazione precoce proprio, non so, Dio mio. Cioè, tutti gli altri professori sono impegnati a creare le cose. Bakar ha detto, ah sì, guarda, vai ad accudire un pollo, torna da me e secondo me sei il prescelto, va bene così. Cioè, fa ridere ma fa anche riflettere. Vabbè, colui che non dimentica, ma almeno speriamo che il ricordo sia bello. Beh, non mi lamento perché comunque ci ha sbloccato il grapple, quindi va benissimo. Allora, vediamo un po' chi è che aveva ragione alla fine. Erano i custodi stronzi o era Isidora stronza? Eccolo qua. Bakar. Sei qui? Isidora? Aia, Isidora. Sta per succedere qualcosa di brutto. Un po' sus questa situazione. Era un supplente. Il padre, di Isidora? Signor Morgan, anch'io. Oddio. No, stavo pensando una cosa ma non penso. Per un attimo ho pensato che fosse diventato un inferi. Che è così che sono nati gli inferi. San, bene sei qui. Isidora non era in casa. Lo so. Ma suo padre. Oh, Percival. Cosa c'è? È come se non soltanto il dolore, ma ogni emozione. Oh, chi l'avrebbe mai detto? È successo proprio quello che temevamo che sarebbe successo. Sì. Niva aveva ragione. Isidora non ha mai smesso. Ho scoperto che ha addirittura usato quella magia sugli studenti. Come sui studenti? Riuniamo gli altri. Aia. E niente. Ah, ancora ricordo, non so, pensavo fossimo tornati nella realtà, dicevo che cazzo è sto qua. Devi tornare immediatamente alla sala comune. D'accordo. Sto qua tipo, che cazzo è sto qua? Che cazzo vuole? Oh? Guarda, c'ha lo sguardo da Shining. Ma che cosa hai fatto? Inspira. Aia. Studenti, Isidora. Tutti quanti.
Perché? Per la vostra arroganza, la vostra ossessione per i segreti. Ma non penso, però, ok, zii. Ora non soffriranno mai più né mio padre, né i miei studenti. Nessuno. Isidora, posa subito la bacchetta. Minchia, adesso li spacca tutti. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere, non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! Madonna! Puttana, che botta incredibile! Il priore incantazio? Momento animali fantastici. L'hanno fatto prima di animali fantastici? Contando quando avranno progettato sta roba? Spero che non gli rompano il cazzo per aver fatto la cosa giusta. È ancora viva. Ma proprio la fanno fuori così? Cioè, ci sta, per l'amore di Dio. Però non so, me l'aspettavo. Ok. Ok, quindi loro hanno ucciso Isidora, però non sappiamo cosa sia stato di tutto quell'ammasso di energia antica che aveva creato. Forse adesso ci riveleranno loro cosa è successo? Sì, Bakar è il mio padre assoluto, sono d'accordo, l'unico con un po' di cervello. Eccomi. Un momento super importante, io arrivo così. Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora. È lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni trefoli che Isidora aveva rubato a tante persone. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Ah, non li hanno mai spaccati. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi, custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cadere vittima del suo fascino. Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel deposito prima di Rarrok. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora. Ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Ok, per accedere, una bacchetta speciale. Una bacchetta speciale usando i 4 manufatti che hai trovato sopra i nostri pensatoi. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Rarrok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Ollivander mi aiuterà. Un altro Ollivander? Non mi sorprende. E sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Quindi usa e getta. Torna con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Invierò un gufo a Ollivander e mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì, forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Ranrock. No, è una cagacazza, hai fatto bene, prof. Fatto bene. Se Ranrock ha davvero intenzione di trivellare sotto Hogwarts, ci servirà tutto l'aiuto possibile. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. Ok. Adesso dobbiamo fare la mega un grapple grazioso. Nice. Fammi salire di livello. Fuck, non ancora. Ok. Allora, non lo so, cioè voglio capire. Devo dire che
La storia di Isidora è stata un po' underwhelming come è finita, cioè potevano secondo me renderla un po' più figo, non so, cioè non posso dire che sia stato incredibile. Vediamo come si conclude il resto, perché alla fine qua stiamo vedendo i ricordi delle altre persone e ci sta. Vediamo la nostra storia e tutto quanto. Perché, allora, ora come ora siamo verso la fine del gioco e devo dire che non è che i personaggi della storia siano stati poi così tanto esplorati. Anche perché c'è tipo Victor Rookwood per adesso è praticamente inesistente come villain, e anche Ranro che è molto molto assente. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Uccido. Ecco Ollivander. Spero proprio possa aiutarmi a creare la bacchetta. Mi sono iniziata la bacchetta perfetta. Sì, devo salvare il mondo. Hai un attimo. Salve, signor Ollivander. Mi chiedevo se potesse aiutarmi con una faccenda. Certo. Il professor Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. È stato un po' criptico. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. Sì, signore. Eccoli qui. Oh, cielo! Straordinario e davvero insolito. Sarò sincero, non ho mai realizzato una bacchetta così. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Sì, in effetti c'è, lui sta portando robe che lui non ha mai visto. Ho curioso di vedere sta bacchetta. È vero, è lo stesso doppiatore di Tick. Hai ragione. Ho venduto prima, ragazzi. Ho l'inventario vuoto. Non è vero, il Presidente Black ha avuto la miglior quest del gioco. Non diciamo cagate. Ho finito. Carino che l'ha messo anche comunque, cioè l'ha incartata, l'ha messa nella confezione da collezione. E quella della Collector Edition? Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso e che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho capito. Ok, va bene. Grazie. Ci sta come idea, nel senso creare un oggetto speciale per una cosa speciale, va benissimo. Ah, ecco, l'ho nominato. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Ho organizzato un incontro faccia a faccia. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrock, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Cerca di giocare la classica il nemico del mio nemico è mio amico. Ci spetta. Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. Cosa nascondi lì? Cos'è? Cos'è lì? Niente, uno smoothie. Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune. No, fra, stavo solo cambiando bacchetta, mi ero un po' stufato, non è più alla moda. Quel deposito è mio. Di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Quello che noi conosciamo il suo discendente. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Lo dico sempre. I bambini devono essere visti e non uditi. Sono d'accordo con me, sono Roku. Non abbassare la bacchetta, pirla. Ah, proprio così, rapiti? Actually mi è piaciuto che mi abbia. È stato un ottimo rapimento. Non posso dire nulla. È stato un rapimento molto clean. Protego. Expelliarmus.
Sì, 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 tutto molto bello. Ah, mettiamo questo. Facciamo così. Aia. Aia. Vedete che sto prendendo un po' il cazzo. Che quanti cazzo di... Madonna, l'ho schivato giusto in tempo. Non era decisamente quello che volevo fare, il Rebellion, non importa. Expelliarmus. Incendio. Furioso. Ha un botto di vita sto qua. Non so se sono io che sono rimasto un attimo indietro con l'Equip, magari me lo devo potenziare un po'. Si è ancora ricaricato. Beh però, allora ci sta, ha un bel po' di ricarica la Avada Kedavra, direi che ci sta. Cioè, non lo posso spammare. Che era quello che immaginavo, quindi sì, ci sta. Per me è abbastanza bilanciato. Dai. Dai. Però è troppo bello. È proprio anche il movimento, il feeling. Chi è rimasto? Sei rimasto tu? Beh, easy. Avresti dovuto unirti a me. Avada Kedavra! Oh, oh, oh. Oddio, non ho mai fatto sta cosa nel gioco, non me l'aspettavo. Bellissimo. Io rincantarsi così. Per un ragazzino. Bello però che sia partito con metà della vita, siccome ho vinto il priore incantazio. Un po' di tentacula velenosa. Victor è morto. Ah no, si è smaterializzato. Questo è molto figo, questo avrei voluto vederlo molto più spesso nel gioco. Che l'ho disintegrato. Porca troia. Non riesco a crederci. Il regno di Rookwood è finalmente finito. Dovrò mandare un gufo a Natty. Prima però, meglio tornare alla sala delle mappe, sì, e dire a Fig cos'è successo. Sì, un po' una merda. Cioè, niente... Victor, non lo so, magari poi c'è da dire che io devo ancora fare tante secondarie. Mi mancano le missioni di Natty, quindi magari Victor Rookwood viene esplorato lì. Però per quello che ho visto per adesso, cioè, è stato proprio totalmente inesistente. Che è un peccato, perché poteva, cioè, poteva essere più interessante. Quindi sì. No, non è finito così tutto, cioè, è comunque raro che il boss finale, Questo era il tirapiede, era il braccio destro. Cioè, come se avessi ammazzato Bellatrix, per dire. Però vedremo. Aspetto comunque di fare le secondarie e capire un po'. Se si scopre qualcosa di più. Cosa c'è qua? Oh, allora, c'è una creatura qui? Piccolo. Oh. Arresto un momento. Oh. Dove vai?
E qua. Scusami, cosa pensavi, che ti avessi liberato? Pensavi seriamente che ti avessi liberato? Tu sei mio. Revelio. Tu mi appartieni. Ma che io penso senza di te non posso stare. No. Dalla gabbia alla borsa. C'è qualcos'altro qua? Qua c'è un lucchetto di livello 3 che non capisco cosa serva. Aspetta, è pieno di roba qui che non raccolgo. Un attimo, ragazzi. Meno male che sei tu che salvi gli animali. Pensa, cioè, pensa, sarebbe morto di freddo quel povero animale. Invece adesso potrà essere portato nella mia stanza e riprodursi, e io potrò vendere i suoi figli. Cioè, non è il sogno di ogni creatura. Cosa abbiamo qua? Questa roba? Ho uno snasetto. Patato, dobbiamo salvarlo lo snasetto, allora. Dobbiamo salvarlo. Guardalo, patatino. Arresto un momento. Oh, meno male. Non oso immaginare se fossi scappato qui in giro. Su, non ti farò. Revelio. Non oso immaginare. Cioè, guarda che arresto roba. Arresto un momento. Flipendo. Descendo. Flipendo. Aspetta, così. Defuzzo. Scusate, ho dei seri problemi. Allora, torniamo nella stanza delle mappe. Mappa di Hogwarts. No, stanze segrete. È solo delle mappe, let's go. Vuoi ricavalcare anche la mucca? Era un po' il mio sogno, però... non mi è stato permesso. Eccoci qua. Victor Rookwood è morto. Mi ha attaccato appena ho lasciato Ollivander con la bacchetta dei custodi. Ho dovuto difendermi. Questa è la versione che daremo alla polizia. Godric. Sei in grado di difenderti. L'ho potuto constatare in più di una occasione. Ma battersi con Rookwood in persona. Ma in realtà due incantesimi ed è morto. Ha distrutto tantissime vite e non si sarebbe fermato. Sono felice di averlo fatto io. Hai ragione. Non si sarebbe fermato. Hai fatto ciò che dovevi. La comunità dei maghi ti è enormemente debitrice. Facendo la mia parte. Grazie davvero per le sue parole. Posso affrontare ciò che mi attende. D'accordo. I custodi ci stanno aspettando. Si va, amici. Il gran finale. Hai completato tutte e quattro le prove. E in circostanze che perfino io non avevo previsto. Ora avrai capito perché la passaporta, la camera blindata, il medaglione, il libro, le prove erano tutti passaggi necessari. Necessari ad assicurarci che una persona con le abilità da noi condivise avrebbe fatto la stessa scelta che Sam, Niv, Charles ed io facemmo. Ora che c'è ancora tempo per cambiare idea. Avrai capito qual è la posta in gioco. Non tutti sono come sembrano. Come sai, non c'è luce senza ombra. Come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, giusto. Non significa che dobbiamo farlo. Questo è vero. Neanche i più competenti e ben intenzionati tra noi possono sapere che conseguenze avrebbe manipolare l'inaccessibile. Quel che era chiuso nel deposito, lì deve rimanere. Resisti alla tentazione di distruggerlo o dominarlo. D'ora in poi userai la magia che hai affinato con tanta fatica solo per proteggere questo segreto. E rapire gli animali. Salvare gli animali. Capirai quando utilizzarla. La nostra eredità è nelle tue mani. Ha detto una cosa, ha detto Hogwarts Legacy. Cos'è, si è cagato addosso? Cos'è sto rumore? Si è cagaspurato. Questo passaggio deve condurre al deposito. È sempre stato qui. Assurdo. Oh. Missione iniziata. Il deposito finale.
Guarda che salvo. Prima di questa incredibile missione finale. E si va. Possiamo solo sperare di non si essere va. Arrivati. Fatti le pozioni. Ma sono pieno, misto. Cazzi, ne ho 18. State tranquilli. Spero proprio che gli incantesimi che proteggono il castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Temo di no, ma ti assicuro che in futuro okay. lo faranno. È riuscito ad avvertire la professoressa Weasley? Ragazzi, ma state parlando sì, con il più grande videogiocatore al mondo, ma non ne uso manco mezza di pozione. Ma per favore, siamo entrati noi. Dai, ma mi pare che sarà un problema, cosa volete che sia ora? C'è una Avada Kedavra, che è la mega trivella. Chiedo se ci sia anche Rarrok. Andiamo. Let's go. Ma mi spiace solo non aver preso il talento. Spero di fare un po' di esperienza nel corso della missione per salire. Se i suoi seguaci sono qui, lui non sarà troppo lontano. Fra, stiamo correndo un po' troppo. Abbiamo però. Non sto controllando peggio, se ci professor. Sono delle chest. Parlando con il più grande giocatore di Hogwarts Legacy che esista al mondo e ancora non l'avete capito. E ancora non l'avete capito. Guarda, guarda, sono tutte qua le pozioni. Sai perché non mi sono portato le pozioni rigeneratrici? Perché le prendo i nemici. Ma che problema c'è, ragazzi? Che problema c'è? Via, via, via. Adesso richiudo gli occhi. Ora ho già più pozioni di quando sono partito. Oh no! Ma dove sono gli altri professori? Però ci sono così. Aspetta, porca puttana! Era questa? Vai. Goodbye! Vai, 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 pozione rigeneratrice e si gode. C'è un nemico che non vedo, ecco. Ah no, quello lo... Li ho imperiati entrambi? Direi che sì. Vorrei fare... Aspetta. Devo aspettare che finisca? Ah, lì come cammina. Stupido. Ma chi... Ragazzi, ma chi servono le pozioni di cura? Ma per favore, ma dai. Come che sia un troll e due goblin? Ma per favore. State parlando con il più grande mago. Professore, questo è niente. Quella parete è lì il passaggio. Ma sei tranquillo, frate. Caghi addosso. Ha funzionato. Andiamo. Let's go, let's go. Aspetta, mi devo grattare l'orecchio. Oh, molto meglio. Temo abbia ragione, professore. Non ci resta che continuare a cercare. Bella la musica, però. Ascolta, ci sono altri goblin. Sì, sì, sì. Bombarda. Guarda cosa c'è lì, ragazzi! Magua! Il magico! Siete fatti della stessa! Oi, cazzo fai? Comprendo! Seguiamo! Incendio! Bombata! Ma rimane sempre sto qua? Expelliarmus. Nice. È qualcuno. Ragazzi, io non userò neanche una pozione, vedrete.
Non serve, quando sei il più forte giocatore non servono le pozioni. Le pozioni sono per aiutare voi, che siete scarsi. Vi state approcciando per la prima volta in videogiochi, ma tranquilli. Guarda, occhi chiusi, occhi chiusi. Guarda, ti schivo pure il cazzo, ti schivo. Dov'è? Ma te, vendicami sto cazzo. Le pozioni sono per il tasso rosso. Comunque ragazzi, sono entrato con 18 pozioni e ne ho 23. Ci stiamo avvicinando. Sono talmente forte che le consumo al contrario. Al contrario le consumo le pozioni. Tira una bombarda. Chi ha? Professori con cui non ho mai parlato che arrivano a caso. Eccola. È carino però con i prof che arrivano. I goblin sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Mandali di qua. Se ne sbarazzeresti. È Avengers Endgame. Ce l'ha fatta. Vai, teneteli impegnati mentre io vado a uccidere tutti. Chi è la Weasley? Manca la Garlic però, io volevo solo lei. Siamo nel vivo dell'azione. Ora queste bestie vedranno chi comanda. Ah, scusa, io stavo per... Madonna, che figata però sta parte. Professori, non guardate. Oh no ragazzi, il 6 in condotta quest'anno non me lo toglie nessuno. Aia. Se qua c'è sentinella. Un colpo lo potevi dare per finirlo con qualcuno. Poco saggio da parte tua venire qui stasera. C'è un altro troll. Sembra più forte degli ultimi due. Ah shit. Ce l'ho in oddio. C'è il prof, c'è il professor Sharp. Non riesco mai a prendere al volo quella cazzo lì. Come combattimento finale però per adesso mi sta piacendo un po', devo dire. Sì, abbiamo giocato a pallone con lui. Sono salito di livello, ho sentito rumore. Cucchia. Crolla tutto. Oh no. La Weasley, mia sorella. Passeremo da lì. Non lascio cadere? Ah, pensavo lasciassi cadere sui goblin. Grande, fra, grazie. Ma se la detestavi più un attimo fa. Non è vero, l'ho sempre amata la Weasley. La mia preferita. Tu menti. Oh oh. Ai ai ai. Guardiani. Fuck.
No, ragazzi, siamo qui di passaggio. No, guarda, no, non vogliamo comprare niente, grazie. Sì, adesso appena posso metto il talento. Presto, la bacchetta! Ah, io ero già pronto a distruggerle. La cagasbura magica! Serve per controllarli. Eccolo. Il core. Eccolo qua. Per fortuna siamo qui prima di Ranrock. Qualcosa mi dice di no. Non riesco assolutamente a crederci. Il deposito giaceva sotto il castello da non so quanti secoli. Ecco perché erano tutti stronzi al castello. Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodok, con suo fratello in Cristo. E molti altri. Miriam riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Lei non aveva visto ciò che i custodi e Isidora ti hanno mostrato. Ora sei tu custode del potere che contiene. Ragazzi, abbiamo sbloccato il titolo. Che cosa pensi di farne? Ah, posso scegliere se chiuderlo o aprirlo? Beh, oddio, cioè, voglio dire, tutto quello che abbiamo visto finora ci dice che è meglio tenerlo chiuso, se non sta per succedere un casino incredibile. Quindi direi in realtà abbastanza... cioè, muoio brutalmente se lo apro. Quindi direi di tenerlo chiuso tranquillamente. Se no, finisce male. Il mio piano è di mantenere il deposito così com'è. Mi fa piacere sentirtelo dire. Stavo pensando... Cosa, professore? È da un anno che cerco di tenere tutti all'oscuro del nostro percorso, compresa la professoressa Weasley. Mi domando se sarebbe stato meglio dare a lei, come ad altri, maggiore fiducia e renderli partecipi prima. I custodi desideravano che il segreto rimanesse tale, per quanto lo terrai nascosto. Che ne so, fra? Non lo so, cioè, penso che il senso di tutto quello che... cioè, dopo che ho fatto tutta sta sbatta, ci manca solo che qualcun altro venga a vanificare i nostri piani. Quindi direi che terrò il segreto per sempre. I custodi avevano ragione. Questa magia è troppo pericolosa. La responsabilità di tenerla al sicuro grava sulle mie spalle. Capisco. Ma la responsabilità non è soltanto tua. Farò tutto il possibile Professor per Fig, aiutarti. Un fratello. Eccolo. L'arroganza della stirpe dei maghi. I goblin hanno costruito il deposito. Appartiene a noi. Basta, Ranrock. Non è mai stato vostro. Ora ho proprio voglia di divertirmi. La bacchetta. La bacchetta di Miriam. Se solo mi avesse consegnato il contenitore. L'ha uccisa lei. Tutto questo. Lui. Si sarebbe evitato. Strega, sciocca e presuntuosa. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrendersi? No, fra! Fra che cazzo... no, fra che cazzo fai? Oh no. Oh no, ha fatto un casino incredibile. No, ragazzi, è finita. E scusa, diventa Giga Ragnarok. I goblin non obbediscono a nessuno. Questo è diventato un drago? No!
No, ma sarà caduto. Ah, fine tutto, aspetta. Prima questo. Ah, no, tranquilli ragazzi, palesemente caduto. Vai, dov'è? Rarro, vieni qua, una cosina per te. Una cosina per te. Come cazzo lo... assorbendo potere dal deposito. Porca puttana. La tua patetica magia non può nulla contro di me. Lo posso attaccare al momento? Non hanno effetto sul drago. E che cazzo devo fare? Ah, aspetta, shit. Proteso, stupefatto. Cos'è? Ah, aspetta. Eccolo. Vai. Non gli ho fatto nulla. Cosa ha funzionato? Mi sa di no. No, mi sa di non poterlo attaccare così. Ah no, sì, sto facendo danno. Dovrei pararle quelle lì. Che figata. Che è successo? Perché mi ha aperto tutto coso? Ma non per molto. Confermo, dipingo. Descendo. Arresto. Aspetta, no. Aspetta. Ok. Seguiamolo. Sì, qua non fanno niente, maledizioni senza perdono. Questo altro è fighissimo, però non mi posso godere il panorama per colpa di sto stronzo. Aia, posso darmi. Aia. Io c'ho un botto di vita. Nice. Ottima questa. Il problema è che non riesco a vederlo. Cioè, quando mi avvicino sono troppo sotto di lui. Il mio cervello non sta funzionando, giuro su Dio. Ok, non riuscivo a cambiare. Ok, l'ho fatto fasare. Non sai quello che stai facendo. Figata però. Dove andare di qua? Devo buttarmi. Sì. E qua, fratmo. Arrenditi subito. E ti regalerò una morte veloce. Porca puttana. Sai che da questo mi devo allontanare. Confringo. No. Dipingo. Defuso. Fac. Porca puttana. Potere.
Via di pozioni qua. Poi Yos! Io l'ho tirata indietro, ce l'ho fatta. Madonna di Dio, ma che cazzo fa? Tiriamoli indietro. Ok. Guarda che male che fa. Arresto momento. Descendo. Defuso. Che brutto non poter usare metà degli incantesimi perché non gli fanno nulla. Non è possibile. Devi morire. Col cazzo all'insalata che muoio, fratelli. Col cazzo all'insalata. Ma cosa significa? Porca puttana. Sì, actually yes. Aspetta che... Quante cazzo ne fai di? Ok, nice. Ehi cazzo, fammi bere la pozione. Madonna che non doggia sto cazzo di gioco, porca puttana. La telecamera gli sta entrando nel buco del culo, gli sta entrando a Ranrock. Non Reverio, ma... Ma stai su di lui. Senti, non ne ho più. Magari mi aiutano, vai. Stanno sudando le mani tantissimo in questo momento. Cazzo. Difendo. Professor Fig. Lapis. Difendo. Avada Kedavra. Scusami, non volevo fare questo, se non a cazzo. Madonna. Madonna. Quanto cazzo di range ha quella roba? Ok, non ti avvicinare troppo. No, non serve un cazzo questo. Continuo a farlo per abitudine. Sono rimaste tre pozioni, devo stare attento. Vai. Yes, yes, let's fucking go. Cos'è successo? Che sta succedendo? Oddio, mi è impazzito. Scusami, perché non sta andando giù? Cosa devo fare? Perché non sta andando giù? Oh. Eroe di Hogwarts. Avete visto? Alla prima botta. Chi servono le pozioni? Intanto Hogwarts sta crollando a picco di sopra. Questa è la parte dove ci smaterializziamo. Che Godzilla? Professor Fig! Professore.
Non ho detto che non era morto, non ho detto io che era lì e che aspettava di tornare dopo che ho fatto io tutto il lavoro sporco. Credere nell'amore. Grida con decisione. L'abbiamo sigillata? No, Fra, mi sa che ci abbandona. Professore. Miriam. Miriam ti avrebbe adorato, amico mio. Il mondo magico non potrebbe essere in mani più capaci. Fra, sei tu il mio mondo magico, Fra. F in chat for my boy Professor Fig. Alla tua, professore. Il professore Eleazar Fig è stato un professore amato da molti di voi e anche un collega di lunga data. Grande avventuriero e rinomato ricercatore, è diventato famoso affrontando l'ignoto, del tutto incurante della prudenza e della sicurezza, impartendoci così una lezione molto spiacevole. Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts e all'amore per sua moglie Miriam. Venuta a mancare troppo presto, anche lei. Signora Weasley, Prof. Weasley, continua lei, per favore. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. Era incredibilmente intelligente, possedeva una mente curiosa e brillante. Era il più leale degli amici. Era nostro padre. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig. Beh, posso affermare che solo grazie a lui, se molte di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare. Di me non parlate, gli ho salvato il culo. Affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig. Mio padre. Non riesco a credere che Fig sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma so che era una brava... Sebastian, non ti hanno ancora arrestato? È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Io vorrei avessimo potuto fare lo stesso per mio zio. Chissà se Anne accetterà di incontrarmi. Sebastian,
Non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Lo spero anch'io. Ti farò sapere. C'è una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Giravoce che vi siate affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È vero, ma non è di questo che volevo parlarti. Che è stato lui a maledire la sorella. Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. È lui il responsabile. Non è possibile. Sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock, l'eredità di Isidora ha iniziato a far gola a entrambi. Fatto cazzato. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui... Beh, non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Ma perché non ucciderla direttamente? Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie. Ma non ha senso, scusami. Non è stato un goblin. Cioè, Rookwood non voleva che Anne parlasse, scusa. Quindi l'ha maledetta, per però senza togliergli la capacità di parlare o ricordare. Cioè, perché Anne non ha parlato? O mi sono perso io un pezzo? Ho parlato con Anne. Chissà se accetterà di rivedermi. Ti mando un messaggio appena avrò notizie. Mi sono perso io un pezzo? Cioè, qual è il senso logico dietro a tutto ciò? Oh, primavera. Eccoci qua, amici. Congratulazioni, hai completato la storia di Hogwarts Legacy e raggiunto la fine dell'anno scolastico. Poiché i gufo sono alle porte, questo è il momento opportuno per verificare i progressi della tua guida pratica. Esplora il mondo, porta a termine le missioni secondarie degli amici rimaste e completa la guida pratica come meglio credi. Ovvio. Vuoi vedere cosa mi ha sbloccato con sta sfida? Missioni. Collana con pietra. Ho sbagliato, scusate. Vedere sta collana con pietra. Bellina. Una collana con pietra misteriosa ottenuta portando a termine tutte le missioni principali. Caruccia, me la tengo. Comunque, boh, ripeto, a me c'è qualcosa che non torna in tutta questa storia, però ok. Ed eccoci qui. Abbiamo salvato il mondo. Nessuno ancora ce l'ha data. Che mi hai detto nella sala grande e vorrei parlarti. Aspetta, dobbiamo ancora concludere la storia di Sebastian. Preparati per i gufo. Lo sguardo attento della Weasley. All'ombra dell'amicizia. Bello. Cosa non ti torna? Che scusami. Cioè, io non ho ancora capito cosa faceva in... Mi ha permesso salire lassù. Non ho ancora capito cosa faceva di per sé la maledizione di... di Anne. Cioè, io ho capito che era maledetta nel senso che... Cioè, è come se ci avesse il cazzone, solo il cancro. Che soffriva e... Non poteva controllare bene la magia e tutte queste begate qua. Cioè, invece viene detto che è stato Rookwood a maledirla. Perché perché lei non voleva che lo vedesse mentre era in combutta con Ranrock. Ma se allora il suo scopo era che Anne non dicesse in giro quello che è successo. Cioè, perché non ucciderla, cancellarle la memoria, farle un incantesimo che le impedisse di parlare? Cioè, cosa c'entra? L'ha temporaneamente accecata, quindi lei non ha visto niente. Ah, ok, a posto allora. Boh, risolto. Mi ero perso questo passaggio, no? Così ha senso, ok, va bene. Dove è andata la chiave? Sopra? Ma dove cazzo è andata la chiave? L'ho appena persa. Revelio!
Bello. Ah, maledetto come deterrente. Ok. Perché primavera la neve, c'è la neve ancora? Ma magari non si asciuga. Non è che appena arriva la primavera si scioglie tutta la neve. Magari è rimasta un po', cazzo ne so. Nice. Caccia, bitch. Sì, non abbiamo ancora finito. Manca ancora. Cioè, dobbiamo ancora finire questa anche. C'è questa ancora da finire, c'è quella di Gufo, ce n'è da roba da fare ancora. Sì, ragazzi, vi ricordo che appunto, come dicono anche in chat, in Scozia fa freddo tutto l'anno. Noi facciamo il tour ad agosto, ma non è che si schiatti di caldo. Allora, andiamo nel sotterraneo a vedere cosa... Concludiamo anche la storia di Sebastian. Tanto adesso stiamo parlando di caldo, sta venendo caldo pure a me. Allora, parliamo con Sebastian. Sono felice che tu sia... Sebastian, ho ricevuto il tuo gufo. Che cos'è successo? Infaustus ha riferito ad Anne ciò che è successo con lo zio Solomon. Lei pensa che dovrei pagare per le mie azioni. Però non vuole denunciarmi. Ha detto che il senso di colpa sarà una punizione sufficiente. Mi dispiace tanto. Ma sono felice di sapere che almeno puoi provare a voltare pagina. Il fatto è che... credo di aver perso per sempre mia sorella. La mia gemella. Dici? Non vuole più neanche vedermi. Chissà come non mai. Non posso biasimarla. E capirei se anche voi voleste voltarmi le spalle. Avevate riposto la vostra fiducia in me e io vi ho delusi. Sebastian, temo che Anne potrebbe non essere mai capace di perdonarti. In ogni caso, ora almeno hai la possibilità di cambiare. E di questo sono felice. Tuttavia, spero ancora che col tempo Anne possa capire come sono andate le cose e perdonarmi. So non lo che so, il passato non si cancella, ma proverò ogni giorno a porvi rimedio. Sono in debito con te e Infaustus per essere rimasti al mio fianco. Beh, non è stato facile. Ma credo in te, Sebastian. Fin da quel primo giorno, a lezione di sono un po' cambiate le cose da quel primo giorno. È passata un'eternità. Ti ringrazio. Non so cosa accadrà, ma sono felice di averti come amico. Sono felice che tu sia a Hogwarts. Affari di famiglia. Adesso cominciamo a macinare. Sfida completata, let's go. Cominciamo a macinare tutte le quest secondarie. Completo fortunato del lepricano. Fammi vedere un po' sto completo del lepricano. Ah, che bello! Da serpe verde è perfetto, guarda che stile. Bellissimo. Ok, quindi adesso missioni. Boh, scusami, vorrei finiamo proprio al 100% la missione principale, scusami. Andiamo dalla Weasley. O devo farla per ultima questa missione. Come funziona? Sembra un irlandese ultranazionalista il giorno di San Patrizio. Beh, è vicino, quando non è adesso, tipo a marzo. Ah, puoi fare anche subito, perfetto. Dove cazzo è la Weasley? Ah, mi sa che mi sono... pieno di soldi. Dove cazzo sono finito? Oh cielo, fa attenzione alle piastrelle. Alcune sono particolari. Puoi farla ancora, farla per ultima? Io non rischierei la fare... Ma rischiare cosa, scusami? Non è che ci sia da rischiare. Però in effetti potremmo lasciarcela per ultima, cioè per ultimissima cosa del gioco. Mi chiedevo se potessi aiutarmi con una piccola faccenda. Aiutiamo sto qua con una faccenda, va? Volevi parlarmi? Sì,
Sono dopo. Ah, questa quest non finisce la storia. Allora la facciamo. Ovviamente so tutto di te. Hai affrontato draghi e troll. Ti ho salvato anche il culo, poi non lo sai. Grazie mille. Sì, ho vissuto alcune avventure, ma spero di meritare davvero questa reputazione. Darò per scontato che la tua reputazione sia meritata e che quindi tu sia esattamente cosa vuole la sto persona qua? Di cui ho bisogno. La professoressa Hecat ci stava insegnando a respingere i mollicci e purtroppo il mio ha assunto la forma di un... Harry Potter della Lidl? Puffskin. È Gian Andrea, vero? Hai paura anche della tua ombra? Stai scherzando, vero? È impossibile provare paura per un Puffskin. Potrà sembrarti irrazionale, ma la mia esperienza con loro è stata davvero spiacevole. Mangiano le caccole! Per quanto io ritenga che la mia paura dei Puffskin sia fondata, la gente inizia a darmi del codardo. Alcuni hanno iniziato addirittura a chiamarmi Puffskin Duncan. Bene, bene, sei uno sfigato di merda. Fa davvero ridere. Mi dispiace ammetterlo, ma è un soprannome sopraffino. Se ti dispiace, allora evita. Veretta ha detto la stessa cosa. Hai sempre salvato la scuola, possiamo bullizzarli tutti. Come se non bastasse, stupidamente mi sono lasciato sfuggire che devo essere più coraggioso di quanto gli altri non credano, visto che sono stato nel corridoio segreto di erbologia. Il corridoio segreto di erbologia? Sì. Gira voce che l'insegnante di erbologia prima della professoressa Allium conservasse lì delle piante pericolose. Dicono che sia completamente infestato. Magari lì che ci sono, sono nascosti i piedi. Speravo dell'Allium. Speravo che potessi andare lì e recuperare delle prove con cui dimostrare che... beh, ci sono entrato. Per esempio, un pezzetto di pianta eccezionalmente pericolosa. Va bene. Va bene. Se sarò in zona, darò un'occhiata. Ottimo. Mi faresti davvero un piacere. Se ottieni la prova, vieni a cercarmi. Ti sarò per sempre debitore. No, no, mi sarai debitore con i soldi, altro che... Coraggio benefico. Corridoio segreto di erbologia. Andiamo a farlo. Sembra interessante. Andiamo a vedere sto corridoio segreto di erbologia. Cosa ci nasconde? C'è un'altra chiave. Ah, queste devo fare ogni volta che le trovo perché da quel che ho visto non sono segnate sulla mappa. Quindi è meglio non perdersele, perché se me le perde è finita. Andate per di qua. Revelio. Ah, questa non l'avevo presa. Statua di Gregory il Viscido. Questa statua dal sorriso sequioso rappresenta Gregory il Viscido, mago famoso per aver inventato l'unzione untuosa di Gregory, una pozione che fa credere a chi la beve di essere il miglior amico di chi la somministra. Sì, ha proprio la faccia di un viscido. E... ah, eccolo qua. Ho sbagliato. Scusami, sono stato... avevo troppo... ero troppo voglioso di infilarlo nel buco, scusami. Dai, passa sopra. Ecco fatto. Ok. La statua di Varys, sì. Gettone della casa sgrafignato. Possiamo andare per di qua. Sopra c'è un'altra missione. Poi tutte queste belle missioncine le faremo. Perché devo fare tutto questo giro assurdo? Che roba. Per di qua. Sono troppo rapido per il gioco. Non carica abbastanza in fretta. Devo passare da fuori? C'è qualche passaggio segreto sotto la serra, tipo? Sono mai stato qua? Revelio! C'è qualcosa. Ho sentito qualcosa da queste parti. Che cazzo sarà? Non lo so. Che bello questo. Ma strano. Completamente impazzito. Questo? Revelio. Glambombo. Glambumble.
I Glam Bumble sono insetti magici volanti che producono una melassa dall'effetto malinconico se ingerita. Si nutrono di ortiche e nidificano in luoghi bui isolati. Purtroppo sono noti per le loro infestazioni di alveari, con effetto devastante sul miele ivi conservato. Aia. E trova il quinto segreto di erbologia ed entraci. Credo che sia qua sotto. Qua. Sarà meglio usare questo tavolo di astronomia quando sarà buio. Allora, aspetta, aspettiamo che faccia buio. Let's go. Sono davvero bello riuscire a recuperare tutte le live in tempo. Adesso sono in pari. Mi fa piacere studiato qui. Ti dico, Sebastian è in assoluto il miglior personaggio con la miglior storia del gioco. Andrebbero bene giusto per accendere. Avendo finito la trama, posso dirlo con abbastanza tranquillità, no, non è questo. Ecco qua, Fenice. Io pensavo fosse tipo un vaso. Un'altra sfida fatta. Cosa danno i tavoli di astronomia? Sciarpa degli astri e il completo degli astri. Come è fatta la sciarpa degli astri? Wow, molto carino, però mi piace di più questo. Perché è un po' più unique. Allora, si va per di qua. Incendio. Corridoio segreto di erbologia. Andiamo. Vediamo un po' cosa ci... la madonna. C'è un casino questo qua. Questo deve essere l'ingresso del corridoio segreto di erbologia. Un tranello del diavolo. Pare che qui al buio stia benissimo. Quindi forse non ha la luce. Incendio! Lo so che il Lumos sarebbe più comodo, ma sapete com'è. Non ci sbatta. Revelion! Guardate qua. Vediamo cosa c'è qua sopra. Bella cesta. Incendio! Accessore non identificato. Revelion! Incendio! Ma sì. Expelliarmus, depulso! Pare che il tranello del diavolo fosse qui per proteggere un forziere. Easy. E noi il forziere Revelio. L'abbiamo preso. E siamo i più forti, i più belli, i più incredibili. Immagino che un pezzetto di quell'enorme tentacola velenosa sarebbe sufficiente a dimostrare il coraggio. Minchia, quanto è grossa! Ah, così non mi attacca nemmeno? Ormai sa che sono un grande esperto di tentacole velenose. Le tentacole ormai mi rispettano. Vabbè, easy. Super easy, direi. Amiche, ma non sapevo che ci fosse. Ma guarda quante tentacole velenose easy da raccogliere qua. Expelliarmus contro una cassa. Accendi la torcia di fuoco. Vabbè, ormai non mi serviva, nel senso. Se ne frega. Guarda, ma ragazzi, ma è pieno di tentacole qua. E un forziere, wow. Completo non identificato. Ah, ma vuoi vedere che mi ha tipo magari aperto. No, niente mi sembra. Faccio una quest. Ma già che sono qua. Oh, sei tu. Capiti proprio al momento giusto. Samantha, cosa vuoi da me? Samantha, va tutto bene? No, si tratta di mio fratello, William. Te ne ho parlato dopo la lezione. Ah, no, in realtà sì, mi ricordo. È stato maledetto. Ha ignorato i miei avvertimenti. E ora è al Samungo in uno stato pietoso. Che è successo? Lui non ascolta mai. Scusa, ma sembra essere normale per i fratelli. Non ci crederai, davvero. Ma i suoi piedi sono stati trasformati in barbabietole. No, i piedi no. Immagina il suo disagio. E il mio. Non immagini neanche quanto sia stato difficile tenere i nostri conigli lontani da lui. Ma cercavano di mangiare i piedi? L'ospedale. Che spasso. Barbabietole al posto dei piedi. Che spasso. Voglio dire, è terribile. Orribile.
davvero. Forse tu e il resto della scuola lo trovate divertente, ma la situazione è seria. Beh, è un po' divertente. Beh, cioè, di cazzo di barba dietro ai posti dei piedi. Ti va di dirmi com'è successo? È tutta colpa sua. Gli avevo parlato di alcune ricerche che avevo condotto di recente sul nostro antenato, Marmaduke Dale. Nello specifico, avevo scoperto che la sua tomba era maledetta. No, mio, quindi se andiamo anche i nostri piedi si trasformano in barbabietole o diventano carciofi. Questa volta mi ha proprio riso in faccia. Ha detto che avevo sicuramente sbagliato qualcosa. Per dimostrare di avere ragione, è andato dritto verso la tomba e... Ma adesso voglio anche io avere i piedi di barbabietola. Barbabietole. Sai che ho i fans incredibili, che ne faccio? Se l'è meritato. In tutta onestà direi che se l'è cercata. Sarei d'accordo con te, ma è mio fratello. Anche se le sue azioni ne denotano la mancanza di giudizio. E nessuno si merita un destino simile. Soprattutto a causa di un unico, stupido errore. Ho paura che se la maledizione non verrà presto sciolta, diventerà permanente. Milioni di euro per piedini. E non unici. Si può spezzare? Forse. La maledizione è legata a uno stemma che fu trafugato a Marmaduke. Ok. Se lo stemma tornasse al suo posto... Ma chi cazzo è che ha pensato la maledizione che trasforma i piedi in barbabietole? Tornerebbero normali. Hai combattuto i troll a Hogsmeade, scampato l'attacco di un drago, e posso dire da quello che fai a incantesimi che te la cavi egregiamente. Ah, mi hai osservato, quindi? Riposizionare uno stemma su un sarcofago dovrebbe essere facile per te. È la versione di Wish della quest di Sebastian. Porterò io lo stemma al sarcofago di Marmaduke, tranquilla. Oh, grazie mille, grazie davvero. Devi andare nella tomba in cui giace Marmaduke e posizionare lo stemma di famiglia sul suo sarcofago. Secondo le mie ricerche, la tomba è abbandonata da secoli, quindi dovrebbe essere piuttosto semplice. La troverai a est del borgo di Brockbarrow. Brockbarrow, ok. Grazie infinite per l'aiuto. Ehi, però aspetta, voglio prima consegnare la missione di prima. Coraggio benefico, era questo? Sì. La tia debitrice. Sono bloccate, non so come sbloccare la parte sud della mappa. E devi passare attraverso una caverna. È l'unico modo per andarci. Andiamo da Duncan. Tra l'altro, visto che siamo a 7 chiavi di Dedalo su 16, quindi siamo già anche lì a buon punto. Quando vai a raccogliere le barbabietole ce l'hai già detto i piedi. Però non so, le barbabietole sono un po' umide, quindi poi magari sgusci. Ma prima di curarlo puoi assaggiare? Dai tipo un morso, un morsino. Non hai ancora trovato niente per... Dai zitto Duncan. Ciao Duncan. Duncan, perché ti chiamo Duncan? Quella è una foglia. Deve essere una tentacola velenosa gigante. È più di quanto sperassi. Sapevo che eri la persona giusta. Grazie per avermela portata. Perché essere corretto e gentile quando posso essere uno stronzo? Ora che ci penso, Puffskin Duncan, questo pezzo me lo tengo io. Devi superare da solo la tua vigliaccheria. Dimmi che stai scherzando. Giusto? Oh, è orribile. Non so che fare ora. Ti sto facendo un favore. Delusioni come questa ti aiuteranno a diventare più forte. Esatto. Non ho bisogno di forza, ma di essere lasciato in pace. Ora persino Zenobia Nook mi prenderà in giro. Sta bene, fai schifo. Mi hai fatto perdere tempo. Non sei la persona che credevo. Cazzi tuoi. Intanto... Non avrei mai dovuto fidarmi di te. Bombarda! Ringrazia che non faccio di peggio. Seratura di livello 2. Lomora. Questo io, dobbiamo aprirla. Dobbiamo anche sbloccare la lomora di livello 3. Dov'è che gira? Oh, qua. Ok. Potevi trasfigurarlo. Cosa abbiamo qui? Qualcuno l'ha scritto prima in chat. Qualcuno ha detto stai diventando il tuo personaggio che dici le stesse frasi. Incredibile, non l'ho fatto apposta. È stato molto bello. Revelio. Allora, cosa abbiamo qua? Una lettera? Attenzione, mi è stato riferito che vari membri del corpo docente desiderano organizzare un ritrovo. Non ho obiezioni da porre, né intendo ostacolare una propensione alla fraternizzazione, a condizione che tali attività si svolgano al di fuori dell'orario scolastico, naturalmente, e che la giovialità della circostanza non si spinga a disturbare la mia concentrazione.
Sarò probabilmente occupato in tale data, ma valuterò l'invito alla sua ricezione. Capisco che la mia assenza potrebbe guastare il lieto evento. Inoltre, ritengo che mezz'ora dovrebbe essere un tempo sufficiente per il suo svolgimento. Ricordo che qualsiasi tipo di intrattenimento musicale sarà strettamente proibito. PS, non saranno saliti dolciumi onde evitare di attrarre ratti o Nisel. Prego inoltre di limitare il numero di partecipanti coinvolti in tali frivolezze al numero di 4. Vabbè. È un bel po' che non troviamo un manico. Oh, guarda, c'è un... Revelio. Eccolo. Armadio del molliccio. Si narra che in questa vecchia cadenza abbia un tempo contenuto un potente molliccio, a malapena sconfitto da ben 5 professori che dovettero affrontarlo insieme mentre si trasformava in un lupo mannaro, tornado, piatto di aghi scozzese, ungaro spinato e suocera. Vabbè. Sì, rave party dei professori, carina quella cosa. La vuoi aprire sta cesta? E questo l'abbiamo aperto. Cos'è che... Io non ho ancora capito. Cosa cazzo sono queste cose che ogni tanto sussurrano? Revelio! Andiamo a fare l'altra missione? In realtà dovremmo andare avanti con le missioni principali, tipo... Però queste danno la magiformula di vocazione. Niente, ragazzi, tocca fare queste. Ah, sapete cosa devo fare? Devo andare a comprare il potenziamento per la scopa ad Hogsmeade. C'è un demiguise. Ah. Ma dove? Gli esami non meritano altro. Ma qua? Ah, è vero. Bravi, ragazzi. Oh, ma quante ne sapete? Siete fortissimi. Ora sei mio, demiguise. Fortissimi. Non ci ho minimamente fatto caso. Ma perché di solito dice sempre la frase quando li vede. Per una volta che serviva non l'ha fatto. L'ha letteralmente detto? Ah, ragazzi, io leggo la chat, mi distraggo. Hogsmeade, sto arrivando. Tanto qua mi dice che c'è un forziere, ma non so come si prende. Forse perché non posso ancora entrare qua. Ah, perché sei a livello 3, ecco perché. Era questo il negozio di Quidditches. Sì. Oh, felice di rivederti. Non avrei mai potuto perfezionare i miei potenziamenti senza il tuo aiuto. Minchia, 7500. Posso offrirteli a un prezzo speciale. Mi è piaciuto molto lavorare con te. Grazie scopi, per avermi dato fiducia. Grazie per la tua visita. L'ha detto, ma stavi ridendo? È credibile come cosa. Dai, andiamo alla famiglia Dale, va. Ma ci vado volando perché voglio provare la scopa nuova. Ah, aspetta, però qua posso entrare? Sì, qua posso entrare. Allo Mora. No, Ollivander era solo per la bacchetta. Cos'altro dovessi fare da Ollivander, scusami. Revelio. Qui abbiamo questo. Buonasera. C'è qualcosa qua nelle vicinanze, ma non so dove. Non è qua. Eccolo. Ho visto anche una pagina. Calderoni precari di Ceridwen. Questo assorbimento di calderoni accatastati precariamente all'esterno di Ceridwen è qui per promuovere la merce in vendita. Va notato che per quanto effettivamente attirino l'attenzione, posizionare i calderoni in questo modo è un comportamento sconsiderato per chiunque desideri preparare una pozione efficace. Beh. Che dire. No, non l'ho mai usata la Felix Felicis perché è un po' inutile in realtà, l'avevo capito. Accio! E qua. Allora, da dove si esce da Hogsmeade? Di qua? Revelio! Aspetta che qua c'è una cesta. Fermi tutti. Ok. No, qua non si entra. Pam 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 pam. Basta derubare i poveri abitanti di Hogsmeade? No. Ah, vediamo un po' la...
In effetti non male, eh. Ma scusami. Ah no, ok. Comunque non pensavo fosse infinito. Però dura un botto il boost adesso. Ci sta. Guarda quanto dura. Cantina di Mary Portman. Chissà chi ci vive qui. Arrowshire. Dai, qua c'abbiamo un sacco di roba. Cavatappi blu ottanio. Nice. Invochiamo questo qua. Dove sei? Qua. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Posso entrare? Sì. Alo Mora. Svuotare l'inventario, ma non ho preso così tanto. Ragazzi, va bene svuotare l'inventario, però devo anche prendere roba. Non sto trovando così tanta roba. Anche perché la missione finale non è che mi abbia dato tantissimo loot. Anzi, letteralmente non me ne ha dato. E ora 10 giorni di secondarie, eh? Non che la cosa mi dispiaccia. Adesso si esplora con calma. Ora sei mio, Demiguys. Oh, che culo. Revelio. Che cazzo è il Demiguys, scusami? Forse al piano di sopra? Ma non lo vedo. Yep, eccolo qua. No, il gioco voglio platinarlo in live. Adesso vediamo quanto ci metto, perché in effetti non vorrei fare altre 10 live. Oddio, in realtà anche sì, cioè che cazzo me lo impedisce. Alo Mora. Allora. Posso? Allora. Oh, cosa abbiamo qua? Guglia alta. Questa è molto interessante. Andiamo al piano di sopra. Sono molto carine queste casine che sto derubando. Quartiere. Sì, io sono molto contento quando entro in un posto e vedo tutte queste chest che devo raccogliere. Sbaglio o Clementine Willardsi ha chiesto a te di seguire quelle farfalle della foresta? Sì. Sì, è vero, devo seguire io le farfalle. È stata molto coraggiosa, Clementine. Posso entrare? Dipinti incorniciati piccoli. Buono, buono. Questa è tutta roba che stiamo sbloccando, così poi possiamo fare la live dove come si dice, decoriamo la casa. La casa, vabbè, la stanza di necessità. Ok, provato. Allora, vediamo un po' se magari c'è qualche altro Demiguys. Revelio. C'è una chest gigante, ma è fuori, mi sa. Sono tutte esterne. Wow. Che figo sto regio. Ma qua c'è una bacchetta. Botanica foglia d'oro. Devo capire dov'è che sta suonando. A parte che ci sono un sacco di forzieri qui attorno, quindi. Revelio. Eccolo. Posso tornare. Parti di ragno. Sembra che qualche collezionista, qualcuno collezionasse parti di acromantula per denaro. Ah, parti nel senso di parti fisiche. Pensavo parti nel senso di partorire. È un'attività lucrativa. Certo, se si è pronti a rischiare la vita per procurarsi la merce necessaria. Tu hai una missione per me? Posso esserle utile in qualche modo, signor Adley. Edgar Adley. Ma Sebastian è cresciuto? Non credo almeno. Maledizione a Milo e ai suoi piani. Chi è Milo? Milo? Era mio amico. È venuto da me giorni fa con una delle sue idee brillanti. Ah sì, uno schema piramidale. Capita sempre. Il mio compito era seguirlo nella foresta proibita. Non sapevo che volesse procurarsi il veleno di una cromantula viva. Oh, povero Milo. Non meritava di andarsene così. E invece. Mi dispiace molto. Sebastian ha i lavori socialmente utili. Grazie. Non posso pensarci. Il corpo di Milo. Ancora in quella caverna con il fuggiasco. Il fuggiasco? È il nome che Milo aveva dato alla cromantula. Posso catturarla? Un tipo istrionico. In fin di vita, Cripto nella foresta. Ha implorato di prendere il suo orologio.
così che sua figlia potesse avere un suo ricordo. Ma io sono scappato. Ah, quindi dobbiamo andare a prendere l'orologio, immagino. Proverò a recuperare l'orologio, signor Adley, se ne avrò il tempo. Non puoi andare nella caverna di quell'acromantula. Perderai la vita. Tranquillo, Fra, ho salvato Hogwarts. Ti prego, fai finta di non avermi sentito. Sebastian Postazka, man. Ma perché adesso sono scomparsi tutti? Vediamo. Dove perché li ho fatti. Essere la grotta dell'acromantula. Allora, qua c'è un oggetto. E prendiamolo. Devo andare a identificare un po' di roba, poi. Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. Mi è rimasto qualcosa da raccogliere qua. Credo che una volta fatta la missione abbiamo fatto tutto. Aspetta, c'è un sacco qua sopra. Si può salire sopra? Beh, posso sempre usare un incantesimo. Accio! Wingardium Leviosa! Ah, andiamo a fare sta missione così almeno sto piccolo borgo l'ho fatto. Revelio! Magari mi dovrei anche vendere fermare a vendere. Aspetta, fammi andare più in alto perché sennò volo troppo lentamente. Ah, è vero, dai, proviamo sta cazzo di Felix Felicis, per curiosità. Giusto perché non l'ho mai fatta. Allora, Felix... Eccola lì. Ah, questa dovrebbe farmi vedere tipo tutti i bauli. Ma come funziona, scusatemi, io non li vedo. Cioè, me li segna sulla mappa? O nel mondo? Revelio. Qualcuno che l'ha provato mi sa dire, A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Dai, qua ho visto una... Dai, questo. Eleonora Santaiti, grazie mille, benvenuto nel regno. Sono sulla minimappa, grazie. Cioccolane! Probabilmente dimenticati da uno studente di Hogwarts in visita a Hogsmeade, questi dolcetti incantati balzano in giro come vere rane e ciascuno di essi è abbinato a una figurina collezionabile raffigurante una famosa strega o un mago noto. Ma allora, se solo sulla minimappa direi che ci si può anche fare a meno di... Allora, andiamo a cercare sta grotta del fuggiasco. Così magari lo provo meglio nella grotta. Però appunto, come dicevo, sì, è comoda, ma più o meno. Perché alla fine, esatto, cioè se tu... Tanto tu, noi spammiamo Revelio ovunque deve siamo. Essere stato abbandonato molto tempo fa. Finché usi Revelio ti fa già vedere le ceste attorno, quindi non è che ti serva molto. C'è un altro labirinto qua. Facciamolo. Cazzo. Ah, sempre di notte li faccio sti labirinti. Allora. Revelio. Capiamo un attimo dove è la chest. Lì. Cerchiamo di andare verso la chest. Mi sa che di qua si gira dalla parte opposta. Qui non si passa. Proviamo per di qua. No, questo è un vicolo cieco. Questo pure. La telecamera non aiuta qui. Ok, questa è la strada sbagliata. Perfetto. Proviamo per di qui. Ok, giriamo. Revelio. Ah, siamo molto vicini al baule. Da di qua forse? Yeah, ok, è stato molto più facile. Un altro accessorio leggendario non identificato. Abbiamo un mercante qua. Sì, che culo. Fammi vendere un po' di roba. Sembra un posticino grazioso. Tieni. La tua generosità mi ha aiutato ad acquistare questo congegno esotico. Fa molto Salazar, non trovi? Ah, ma che figo, cioè, perché gli ho dato i soldi si è comprato lo strumento.
Bellissima sta cosa. Molto carina. Sfida più sicura. E non posso che ringraziarti di cuore. Splendido. Di articoli come questo non ne ho mai abbastanza. È tornato. Nicola, grazie per i 20 abbonamenti. Benvenuti a tutti, siete troppi, non sono neanche riusciti a leggerli. Eleonora Santi, grazie per i 3 euro, buona colazione al baretto. Grazie mille ragazzi, grazie Nicola. E niente, oggi pensavo che oggi sarebbe stato... Stavo dicendo magari oggi è tranquillo. No. E niente, Nicola ha visto che la chat c'erano un po' troppi pochi abbonati. Nicola ha detto bisogna cambiare. Nicola si sta ipotecando casa. Ma infatti io gli dedico l'immobile della stanza da letto a Nicola. Anima coraggiosa. Grazie Nicola, gentilissimo davvero. È tornato più forte di prima, ha deciso di investire. Non so, io comincio a preoccuparmi che ci sia qualcosa dietro le quinte che non so, tipo che qualcuno stia scommettendo qualcosa di illegale su di me. Non lo so. Quanto carabinieri qui c'è un bambino di nome Nicola che usa a sproposito la carta dei suoi genitori. Poco verde questa chat. Nicola mostracina. Grazie Nicola, gentilissimo. Allora... Boh, adesso non capisco più. Avevo caldo. Mi hanno regalato un abbonamento. Non solo a te, Mirko. Non solo a te, ragazzo mio. Forziere. Ecco, vedi, li vedi tutti sulla mappa così adesso. Nicola, ti stavo aspettando. Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Nicola è come Mr. Beast. Allo, Mora. Nicola è il nostro Mr. Beast italiano. Infatti io non ho controllato il suo canale. Magari davvero. Poi fai video. Dono 20 abbonamenti a un povero rumeno. Reaction. Devo piangere? Così c'è più. No, Nicola. Nicola, No, allora, Nicola, adesso però. Cioè, abbiamo riso, abbiamo scherzato tutto quanto. Però, Nicola, devi. Cioè, allora, io comincio seriamente a sospettare che qualcuno diceva che Nicola sia uno di quelli che ha vinto il Super Enalotto, altrimenti non si spiega. Cioè, Nicola, grazie per i 40, buonamente, a questo punto ne sono 20 più 20, ormai tu, cioè, mi sta supportando lui il canale, niente, chiamo... in agenzia di cancellare le sponsorizzazioni di questo mese, perché tanto con Nicola siamo a posto. Nicola, devi mangiare anche. Oh, santa madre di Dio, Nicola. Mi fai salire il battito cardiaco. Nicola, in realtà è uno sceicco. Hai ricevuto una grossa eredità da un lontano parente del Monopoli. Io adesso sono molto curioso di sapere, Nicola, che lavoro fa. Cioè, io vorrei sapere a questo punto. O forse no. Anzi, contando quello che sta succedendo, forse è meglio se noi non sappiamo che lavoro fa Nicola. Comincio ad avere questa piccola... Sberciapelo di puff skin. Non riesco, guarda, mi tremano le mani, non riesco neanche a fare sto robo. Reddito di cittadinanza. Grazie Nicola, grazie mille comunque, gentilissimo. Rebellio. Oh, guarda, il mio personaggio ha bevuto la tua salute. Ma scusami, perché ho aperto sta roba? Ah, ma sono già stato qua. Ma hanno messo un nuovo lucchetto dopo che ho scassinato la casa. Nicola, ti dedico un animale fantastico in Hogwarts Legacy. Scusami, ma te... Forse di qua?
Ci sono delle chest che non so come prendere, però. Mi sa che devo andare da qua sotto? Bombarda! Ah no, sono, scusami, sono Inferius, fuck. Luce Gas pagato sto mese, grazie. Guarda che lei di grazia. No, no, assolutamente, ci mancherebbe solo. No, a quanto pare la vada che davvero non funziona neanche se il segno dato fuoco. Non sto dando fuoco ai nemici. Confringo. Se Ask viene a saperla è finita. Confringo. Difendo. Mi sto distraendo a leggere le vostre risposte in chat. Nicola sotto un ponte che lotta con le papere che passano per le briciole di pane, che guarda schignazzante lo suo essere zio Paperone. Bombarda. Non dai. Confringo. Difendo. Quando finisce la storia si continua a esplorare, c'è un nivel plus. No, no, stiamo esplorando. Ma dai, che palle, serratura di livello 3. E vabbè, andiamo a fare questa missione, se no non la finisco più. Mi sto distraendo con 3000 altre robe. Tipo con Nicola. Nicola nostro padre. Oh oh. Confringo. Dipingo. Ripendo. Ah, io adesso devo fare una roba. Ovvero questo. Non volevo uscire lui. Non volevo uscire lui. Quindi se io faccio. Perché non me lo fa fare, scusami? Non posso? Io come devo fare? Questo qua, Luna. Io come faccio a fare la missione se Nicola continua a droppare 20 abbonamenti alla volta? Devi preparare lo speciale 100 sub di Nico. Nicola, boh, ormai vi sto ripetendo, grazie mille. Ti chiedono dalla chat in cosa investi. Francamente vorrei saperlo anch'io. Appena diventata sugar baby di Nico. Il bello è che però a me quello che Nicola, cioè quello devi, come dire, coltivare, no? Cioè, anche se almeno sfruttalo, no? Fatti mandare un po' di fotopiedi. Fatti mandare un po' di fotopiedi in cambio, almeno, da tutti questi nuovi sugar baby che stai facendo. Attenzione, ritorna l'attacco anche Big Blazards. Grazie per l'abbonamento di Blazards. Oh Gesù, ho già capito che non finirò mai sta missione. Nicola, posso lasciarti lì, ma... Canel, mi sa che stasera ti sbucci le ginocchia a casa di Nico. Porca troia. Nicola, so che hai già tante proposte, ma io sono disponibile. Comunque questo dimostra come... Guarda, cioè, le donne e anche gli uomini, se i soldi cadono ai tuoi piedi. Nicola che regala abbonamenti per rendere finito questo legacy. Nicola mi dimostra una cosa che ho sempre sospettato, ovvero che io non devo mai fare una maratona incrementale. Perché se io faccio una maratona incrementale, cioè quelle maratone che in base alle sub e alle donazioni aumenta il timer di quanto devo stare in live, rimango in live per 4 anni. Infatti questa cioè, è proprio la dimostrazione. Big Blazards, grazie per l'abbonamento. Io devo stare molto attento. Ti porto avanti il canale in... Grazie mille per tutto il supporto, ragazzi. Guarda, tanto avete visto il flusso che si è diviso, perché con il talento ho ucciso anche gli altri. Che paura.
Nicola regala più abbonamenti di quanti punti regala Siletta e Grifondoro. Vero. Abbiamo un nuovo contendente che non pensavo possibile. Sarà questa la grotta del Fuggiasco? Confringo. Luna prova. Nicola cerchi moglie. La grotta deve trovarsi da qualche parte in questo labirinto. Nicola è diventato tipo quei come si chiamano? Quei principi tipo africani che ti scrivono e tu pensi sia uno scam. Però lui è vero. Signor Canel, mio figlio Nicola si è chiuso nuovamente in camera con il bancomat. Richiedo provvedimenti immediati per risarcire i danni. Ero un attimo uscito dalla live e mi ritrovo una notifica da Gmail. Sei appena stato colpito da Nicola. Non sto guardando, sto giocando con un occhio soltanto. Niente, ormai io non sono più neanche padrone della mia stessa live. Non sono più padrone. Grazie mille ragazzi, ormai non so più neanche cosa dire. Confido. Francamente. Nel senso che sono letteralmente senza parole. Ed è così che ho incontrato vostro padre. Revelio. No, Nico. Ah, Nicola, adesso basta. No, ragazzi, cioè, se io attivo gli alert, questo è quello che succede. Se io tengo gli alert attivati. Capisci? Che non è una cosa che posso fare, perché adesso altrimenti comincerebbero ad arrivare, esatto, uno dopo l'altro. Per questo le tengo di te. Grazie Nicola, grazie mille per... Quanti sono? 60, 70 puramente. Nicola mi fa venire i brividini. Allora, a Nicola do il permesso di droppare il suo Instagram, così che almeno le tizie ti mandano un po' di fotopiedi. Lo concedo. Solo per Nicola. Revelio. Sì, mi sento un po' una puttana, no? Mi stanno comprando, però non mi lamento. Chi sono io per lamentarmi? Confringo. Fotopiedi, fotogomiti, quello che vuoi. Revelio. Dove cazzo devo andare? Mi sto perdendo completamente. Non sto più capendo un cazzo. Allora. Ma da qua sono venuto? Da qua devo... Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Joe. Adesso comparirà la pagina su Instagram. Le bimbe di Nicola. È diventato il vecchietto di Squid Game. Questa potrebbe essere la grotta della crocopola di cui parlava il signor Adley. Nicola, troppo posto di G che ti ringraziamo adeguatamente. Però c'è da dire che a me, però, mai che mi ringraziate adeguatamente per tutti i contenuti, no? Solo Nicola. Tanto fotopiedi non ne ricevo nei DM. Zizze, culi, niente. Incredibile, vabbè. Però Nicola arriva subito, sì. Che cazzo è sto schifo? Tacci tua, ma che cazzo ti ha creato? Aspetta che ho quello che serve per te. Avada Kedavra! Ora che ho eliminato quel problema, devo trovare il cimelio per la figlia di Milo. Ecco, capite perché vi ho detto finite prima il gioco e poi fate tutte le secondarie? Sì, ma Nicola ci ha dato gli abbonamenti. E io vi do il contenuto ogni giorno, scusami. Cosa vuol dire? Non starete mica dicendo che volete più bene a Nicola che a me. Confringo! Non è questo che state dicendo, vero? Devo riportare questo cimelio al signor Adley. Revelio. Nicola e il contenuto. Il content. Ah. Nicola è una missione secondaria. Almeno companion, dai. Asca per entrare in live. Nicola, quando live in piscinetta? Una domanda. Mamma mia, che grasse risate. Allora, fammi tornare qui.
Mi sto continuando a fare 3000 missioni. Come cazzo mi tipo qui? Viaggio. Ragazze, sono io Nicola, mandate pure a me ringraziamenti. Ma sono piedi belli o anche bruttini? No, tutti i piedi sono belli. È quello che ti direbbe qualsiasi eroe, qualsiasi campione. Dove devo andare? Nicola, quando vai sul tuo yacht a Monaco con Kal-El? Revelio. Più che altro io adesso ho veramente la curiosità di sapere chi è veramente Nicola. È un partito un mistero. Qua dice che c'è una chest, ma non so dove. Forse è tanto in profondità, mi sa. Eh sì. Beh, tutto sommato però non è così tanto inutile, perché tipo sono stato qua prima, ma tutte queste missioni, cioè tutte queste chest non le ho viste. Allora ragazzi, io ci stiamo spostando sempre di più. No? Ci stiamo spostando sempre di più da haha il meme a sto cominciando a preoccuparmi seriamente che la finanza mi becchi il canale e mi faccia due domande sul riciclaggio soldi. Grazie Nicola, comincio a preoccuparmi, però grazie Nicola e grazie anche a Marco Manto, benvenuto nel regno, grazie per il supporto. E niente, io adesso comincio a cacarmi ufficialmente ed è finita. Controlla se hai la pula sotto casa. Adesso non sento nulla. Allora ragazzi, se la live si interrompe all'improvviso, sapete perché. Ah, vedo sapete che sei perché. Ancora tutto. Signor Adley, ho recuperato l'orologio da taschino dal corpo di Milo. Per la barba di Merlino, come hai... In realtà preferisco non saperlo. Mi sa che ti tocca andare in cella. Stacca. Ti ringrazio con tutto il cuore. Lo sai quante tasse dovrei pagarci questi soldi? Chi le paga le tasse? No, mi aspetto la ricompensa. Non è stata una passeggiata. Non Nicola mi merito una ricompensa per il disturbo? Io, certo, mi fa piacere ricompensarti, ma non ho molto. Ho promesso di provvedere alla figlia di Milo affinché in futuro possa frequentare Hogwarts. È il nuovo genio del panorama mondiale multi... In realtà è il nuovo proprietario di YouTube, Nicola. Ho promesso di provvedere alla figlia di Milo affinché in futuro possa frequentare Hogwarts. Ma sì, io voglio i soldi. Non credo si renda conto della fatica che basta, ho fatto per recuperare quell'orologio. Potrebbe rivendere quello per mandarla a scuola. Non avrei mai dovuto nominare quel Cimelio. Che egoista. Scappa in Svizzera. Mi piace storcere soldi, eh. Eccoli. Intanto noi ci stiamo facendo insultare perché stiamo togliendo... Intanto io Rookwood l'ho ucciso. Cosa hai detto? Ti spacco tutto. Bombarda! Niente. Allora, Nicola ha detto, sai cosa? Ho fatto 90, fammi fare 100 tondi. Nicola mi ha... letteralmente pagato l'affitto per questo mese. Ho finito, volevo arrivare a 100. Grazie, però spero. Basta adesso, Nicola. Ti prego, adesso basta. Nicola ha regalato l'abbonamento alla mia ragazza e non ha bello. Ma mi lascia perdere di Nicola. Nicola, stai rovinando le famiglie, Nicola. Basta, è troppo potente. Qualcuno deve fermarlo. È lui il vero ville. Stai rovinando le famiglie, Nicola. Nicola è il nostro re. Ogni due ne dona tre. Oh, Gesù. E niente, ragazzi. E niente, Nicola, ci sono 873 persone in questa live, 873 abbonati, grazie. Nicola, ti regalo una cena. Nicola, io te lo dico, se droppi l'Instagram, secondo me le foto zozze te le mandano, forse anche di più. Io lo dico, cioè io lo dico per te, poi non lo so, magari sei sposato, magari... non lo so, però io lo dico, Devi fare le emoji degli abbonamenti, grazie Nicola, così sappiamo cosa fare ogni volta che dona. Stasera caviale per c'è.
Revelio. Ciao Federica, amore. Ci abbiamo la cena pronta, ce l'offre Nicola. Chi cazzo è Nicola? Lascia stare, un giorno ti racconterò la storia del grande Nicola. Cosa hai in serbo per me questa volta? Semplicemente domattina vende la moto. Non Insta, no, Nicola rimane nel davvero pappone, vuole rimanere nell'anonimato. Giusto. Ammiro. Uff, allora, aspetta che devo mettere le palle nel buco. Nicola, manda l'email. Oh. Non so. Avete mai visto Nicola e Mr. Beast nella stessa stanza? Io no. Io no. Io no. Dirò soltanto questo. Big Blazard, grazie per l'abbonamento. Cioè, Big Blazard dice, aspetta. Aspetta, ci sono anch'io. Ma poi 100 sub regalate a tutte tipe? Ci ha visto lui? Non penso siano tutte tipe. È randomico. Sì, fammi salire un attimo. No, dai, c'è Luca, Stefano e Vincenzo. Non penso. E purtroppo qua non c'è l'hype train. Ci fosse stato l'hype train, come c'era su Twitch, Rebellion, penso che Nicola ce l'avrebbe seria. Non ironicamente portato tipo il livello 20 o una roba del genere. Oh mamma. Ora ci possiamo scambiare le carte di credito come su Pokémon. Dove devo portare sta roba? Non riesco a concentrarmi, Dio fa. Niente, avevo capito che ormai si arriva a quella parte della serata dove non riesco più a fare un cazzo. Colpa vostra. Io voglio finire il gioco, voglio finire Hogwarts Legacy. Non si può. Ci sono le farfalle. Allora, qua c'è l'ultimo buco. E lì sono le ultime palle. Io che da 10 minuti vado a mangiare e torno che Kalele è già scappato in Lussemburgo. Grazie a Nicola, ora Kalele dovrà passare ore della sua vita a scrivere i nomi nel video. Cazzo, hai ragione. Puttana Nicola, io adesso per colpa tua devo aggiungere tipo 200 persone nei ringraziamenti dei video. Cioè, ma non mi ci stanno neanche. No, vi schippo. Vi aggiungo il prossimo mese, perché aggiungo quelli che restano. Aggiungo quelli che restano. No, minchia, adesso devo farlo tutto. Ma puttana. Domani, cioè, domani mattina mi devo prendere il giorno libero da lavoro solo per fare sta roba. Solo per editare il foglio Word. Cioè, il file Photoshop degli abbonati. E niente, è finita. Quelli di Nicola The 100. Era tutto uno scherzone per far durare i credits 10 minuti. No, no, li faccio sempre più. Non puoi ringraziare solo Nicola? E metto Nicola grosso così e poi tutti i nomi sotto. Metti Nicola e poi piccolo e gli abbonati. Non solo soldi, ma anche lavoro. Nella mente di Kalel questa sera ci sarà solo Nicola regalato 20 sub, Nicola regalato 20 sub. Sei un elfo domestico ora. E niente, è andata così. Scrivi Nicola per 100. Potrebbe essere un'idea. Ma scusami, ma... Domanda, c'è qualcosa da fare? Rebellio. Con... Perché continuano a esserci sti draghi qua? Sta succedendo là? Chi è che sta scatarrando? E Charizard? Ah, seguiamo le farfalle. Così sblocchiamo roba nuova. Uff, ok. Siamo calmati? Ora posso tornare a vivere tranquillo? Che ne sono? 7:30. Vai. La gang di Nicola. Che nell'essere tipo I've won but at what cost.
Arcata alta. Interessante. Ma noi non stiamo andando a fare tutta un'altra missione. Non dobbiamo aiutare qualcuno che aveva tipo i piedi di barbabietola in tutto ciò. Ah, la maledizione della rapa, eccola. Nicola e Kal-El del futuro che si supporta da solo. Aspetta che avevo una missione di fare ancora uno di questi. Kal-El, sono a Torino e sono appena passate 50 macchine della caramba, ne sai qualcosa? Cioè, meno male che fra poco mi trasferisco, guarda. Prima che la pula possa trovarmi. No, si scherza, amici di YouTube. Qua è tutto legale. Sfida completata. Cosa mi ha sbloccato? Vediamo un po'. Scopa fuoco vivo? Wey, potrebbe essere interessante. Scopa scintilla di luce. Nicola. No, Nicola, perché? Perché hai rotto il 100? Adesso sono 101. Irene Marino, benvenuta. È solo uno, quindi posso ringraziarti direttamente. Grazie, Nicola. Aspetta, cosa volevo fare? Non riesco a ragionare. Ma volevo vedere la scopa nuova. E si riparte. No, Nicola, basta. Nicola, basta. Fermati, Dio buono. Allora, fuoco vivo. Ah, è la versione potenziata di questo tipo. Molto più carina. Danza notturna, battibaleno. Nice. Vuoi arrivare a 104? Non penso. E il DLC degli apporamenti? No, adesso Nicola continuerà a botte di uno fino alla fine della live. Cos'è? Santa madre di Dio. Mi ha completamente monopolizzato la live questo uomo. Santi Dio. Fai me. Scegli me. Scapolottina numero uno, scapolottina numero due. Grazie, Nicola. E 104 per il meme sono. Che voi in realtà non state contando quelli di ieri, eh. Io non so se posso vedere quanti abbonamenti ha regalato una persona in totale. Però nel caso ce lo dirà la banca di Nicola. Meglio indagare. Nicola, fermati, ti amo. Uff, ragazzi miei. Uff. No, non funziona. Adesso però non è che dovete tutti invocare. Poi ci sono io stronzo che pago la sub 2 anni. Non è... Ma sì, è vero, sei stronzo. Ma ti voglio bene lo stesso, Gasti. Nicola si sta indebitando per generazioni, ma diventerà una leggenda. Lo sta facendo per il meme. E non c'è niente che io possa ammirare di più che farlo per il meme. Perché solo i veri eroi lo fanno per il meme. A 1000 abbonamenti di Kal-El per veramente un OnlyFans? Perché ormai è questo il mio OnlyFans, a giudicare da come stanno andando le cose. Minchia, ho ancora 15 sfide di palloncini da far scoppiare. Animali? Che animali abbiamo qua? Ah, altri Puffskine. Non li voglio. Non ho idea di cosa mi aspetti lì dentro. I soldi in banca? Ma in realtà io questi soldi li vedrò fra 3 mesi per come funzionano i pagamenti su YouTube. Credo, io non lo so in effetti come... Cioè, non ho idea di come... Però penso di sì. Vogliamo l'OnlyFans di Nicola, non il tuo, giustamente. Beh, chiudi la live per il pene di Nicola. Promette bene. Alle 20 chiudo, giuro. No, niente piedi barbabietoliosi? Sì, ringraziate Nicola, amici, per chi è stato scelto come sua super baby. Episodio spinoso. Rebellio! Il tranello del diavolo. Avrei dovuto aspettarmelo da un erbologista. Posso superare anche di qua? Oddio! Ah, è la prima volta che mi uccide. Di solito non mi fa nulla.
Nicola drogato di regalare Sam non ne può più fare a meno. Secondo me non potresti non avere tutti i torti. Ormai è diventata una dipendenza per Nicola. Lumos. Oh shit, mi sa che devo andare di là. È uno scherzo. 18k tira la Avada Kedavra. Non ci avevo fatto caso. Revelio. In realtà adesso Revelio neanche servirebbe tecnicamente, contando che tanto mi fa vedere tutto. Quella come con le figurine. Tra l'altro a proposito di figurine, mi ha scritto Panini per dire: stavo uscendo la nuova collezione di figurine di Harry Potter. Ho detto: vuoi fare? Ho detto: va bene, più che volentieri, perché mi piacciono un po'. Ma quante ne stanno facendo? Deve essere qui. Questo dovrebbe annullare la maledizione. O almeno spero. Cilindro alto. Ok. Nicola fa collezione di abbonati. A me non li ha aggiornati, mi sa. Mandami poi il link del tuo canale, allora. Se non te li ho aggiornati, Gasti. Io ho copiato tutti quelli che hanno scritto sul gruppo. Tu l'avevi scritto sul gruppo? Revelio. Ah no, perdi qua. Guarda. Quella chest che vedo lì. È proprio che Marmaduke non ci abbia lasciato solo piante. Come ci arrivo? Defulso! Vedi qua. Yes. Cosa me... Piatti con gatti. Boh, Revelio. Ragazzi, abbiamo vinto il gioco. Finito. Il gioco è concluso. Dove devo andare? Confringo. Non avevo abilitato la possibilità di ricevere sub. Ah, perché è una cosa che va abilitata. Non c'è default. Questo è un abbonamento. Interessante questa cosa. Nicola è il doppiatore del protagonista di Hogwarts Legacy, che ogni volta che parla gli dai da casciare. L'unica ragione per cui so che non è così è perché conosco il doppiatore. Sennò potrei supporlo sul serio. Nicola, non volevo figli, ma il primogenito avrà il tuo nome o il tuo cognome, scegli tu. Samantha sarà felice di sapere che lo stemma è stato restituito. Spero proprio che basti a cancellare la maledizione. Ma tra l'altro, come siamo messi su questa zona? Probabilmente non abbiamo fatto ancora nulla, però per curiosità. Valle di Hogwarts. No, minchia ragazzi, abbiamo tanta di quella roba da fare. Ma tanta di quella roba? Vabbè, per adesso concentriamoci su Hogwarts. Mi piacerebbe prima finire al 100% Hogwarts e poi dedicarmi al resto. Un po', adesso vediamo. Allora, andiamo da Samantha. Mi sono tippato di nuovo nel posto sbagliato, vero? Che devo fare 3000 giri. Ma da dove metti i piedi? Sì, devi scegliere se mi regalo gli abbonamenti. Ok. Detesto quando mi fanno domande con quelle loro facce. Certo che lo voglio platinare, ragazzi. Che domanda è? Nicola, bau bau, miau miau, kikiriki, posso essere quello che vuoi. Oh, è incredibile. Io sono famoso, ma le donne non hanno mai simpato così per me. Veramente, questo dimostra che è proprio vero. Se hai i soldi, fai tutto. Basta. Cioè, io guardo, veramente, senza parole, ragazzi. Senza parole. Manco. Vabbè, guarda, non dico niente. Sarai felice di sapere che ho riportato lo stemma. Era simpo per te, sei un uomo impegnato. Come mi avevi chiesto. Nicola è un uomo di mistero. Mi hanno appena comunicato dal Sammungo che i piedi di mio fratello sono tornati normali. E la dimostrazione che i soldi superano la simpatia. Spero vero. Non sia stato difficile. Beh, c'era un troll nella tomba. Un troll? Oh cielo, mi dispiace. Che cosa te. Grazie, amici, che simpate anche per me. Entrava in quella tomba da secoli. Tuttavia, non mi stupisco. Marmaduke pare fosse un soggetto pieno di sorprese. Già, lo era davvero. Beh, immagino che sia per me l'ora di andare. Voglio rivedere mio fratello.
sarà felicissimo per i suoi piedi. Io anche di solito sono felicissimo per i piedi. Io al suo posto lo sarei. William ed io ti siamo debitori. Grazie. Dimmi che mi ha sbloccato un divanetto. Voglio un divanetto, ragazzi, non so se si è capito. Un totem. Ma che cazzo me li faccio di un totem? Io voglio il divano. Porca miseria. Revelio. Ricordo che qua c'era una porta che non avevo scassinato ancora. Non mi ricordo dove, forse qui. No, allora mi sa che l'ho scassinata. Lì c'è una chest. Ah, però queste sono quelle random. Ah, devo andare, sapete, faccio un salto nella stanza della necessità. Anche perché ho un sacco di roba da identificare. Sì, sì, l'ho finita la storia principale. Più o meno, manca un pezzettino, però sì, diciamo che l'ho finita. Però non ho finito con la stanza delle necessità. Perché manca ancora un'espansione, strano. Chissà quando arriverà. Forse devo... No, non so neanche. Allora, identifica. Completo signorina Malva, abito della casa con motivo. Vai nella stanza dopo il corridoio. Ah, bastava questo? Ma minchia, meno male che me l'avete detto, se no non sarei più venuto qua io. Madonna, ma... Oh, che bello così. Minchia, adesso ho un botto di spazio. Madonna, guarda quanto spazio. Bellissimo. Però non era quello che volevo io. Cioè, sono contentissimo. Però io volevo che mi... Scusatemi, qua non si apre. Rimane asimmetrica. Mi turba tantissimo. Io ero convinto che si aprisse di qua. Il fatto che sia asimmetrica mi dà molto molto fastidio, posso dirlo. Io, cioè io cosa cazzo devo fare? No, io non so più che cazzo dire. Io, cioè, non so più che cazzo dire. Nicola, abbiamo capito, hai soldi. Sento la forza di 1000 uomini, il potere mi scorre nelle... E niente. Grazie mille, Nicola. Nicola ha dato 10 minuti di pausa per ricaricare la carta e tornare più un Fire DP. Chiudi Hogwarts Legacy, dobbiamo parlare di Nicola. Oh, Nicola, se non la smetti chiedo il divorzio. Grazie mille, Nicola. Perché poi a me spezza che lui, cioè, fa tutto questo, ma poi non scrive un cazzo. A me è questo che fa ridere, non dice niente. Cioè, lui sta è proprio un silent watcher, no? Che guarda dall'oscurità. No. È inutile che fate domande a Nicola, non ci darà mai delle risposte su di lui. Lui vuole rimanere l'uomo del mistero. Ora devi fare un video con me, Nicola, rotto la live del piede di Hogwarts Legacy. Tic pensa che dovresti andare. Io mi immagino la moglie di Nicola che gli urla disperata dicendo che non ci sono più i soldi per il cibo per i bambini. Oh Gesù. L'unica cosa che ha scritto Nicola è che è maggiorenne. Che è l'unica cosa che conta. Almeno so che non stiamo facendo niente di strano. Nicola è l'eroe di cui abbiamo bisogno. Oh. Ci ha reso ciò che siamo. Allora.
Ah, Gesù santissimo. Andiamo a fare. Cioè, avevo una missione qua. No, aspetti. Voglio altre missioni che danno. Operazione segreta. Impugnatura bacchetta. Ecco qua. Magiformula. Io voglio tutte le magiformule. Nicola è ineluttabile. Che qualcuno mi aiuti! Mi hanno rapito! Oddio, cosa è successo? Signore, va tutto bene? Mi sembra in difficoltà. Tutto bene? Ti sembra che vada tutto bene? Perché lavoriamo se ci... Come possono averla rapita se è qui davanti a me? Che razza di domanda è mai questa? Certo che sono qui. Ho più di una cornice. Non dirmi che tu hai un'unica dimora. Parlo dell'altra mia cornice. È stata... Nicola, almeno dici se sei single, noi dobbiamo sapere. Nicola, il popolo chiede a gran voce di sapere. Oh cielo, ma è terribile. Sì, terribile. È l'antenato di proprio Nicola. Come lui. A Astoria Cricket. È lei ad avere architettato tutto. Lei e i suoi amici non facevano altro da bere, che lamentarsi di me, quegli sfacciati. Poi l'ho sentita dire che avrebbe ingaggiato una banda di manigoldi per portarmi. Nicola, se sei sposato o fidanzato, cosa ne pensi della poligamia? Era appesa lì, una vera topaia, ma suppongo che ci sia di peggio. Cioè, la chat adesso è tutta abbonata. È stato appeso la testa. Guarda, non c'è uno che non sia abbonato in chat. Capisco. Tornando alla cornice. O quasi. Ah, sì. Ah, mi sono dato una manata sulle palle. A incipriarmi la parrucca quando all'improvviso dei mascalzoni mi hanno preso e portato via. Come se un attimo il sangue che mi scorreva nelle orecchie. Svolgo un lavoro importante per il preside e ho bisogno che quella cornice torni ai tre. Ti vuole far recuperare da Twitch? Potrei occuparmi io della faccenda. Oh, lo faresti? Meraviglioso. Però sbrigati, d'accordo? Chat solo abbonati, praticamente. Non è degno della mia presenza. Allora vai su. Oh. È un oltraggio. Oh, chiave. Quanto dura l'abbonamento? Un mese dura l'abbonamento. Sia che lo fai tu o che viene regalato. Lo riferirò al ministero. I colpevoli marciranno ad Azkaban. Mi stanno arrivando i messaggi da Federica che dice che è geloso. Dice: chi è sto Nicola di cui continua a parlare? No, troppo tardi. Ai miei nipoti adottati racconterò di Nicola. Let's go. Nicola Spode è stato completamente Ask. Ask che si guarda la live in differito del tipo: che cazzo è successo? Revelio. Ah. Dov'era? Sopra mi sa. O per di qua. Mi sa proprio che è sopra. Sai che devo salire. Ask che prende a pugni il cuscino. Che cazzo è? Revelio. Ragazzi, non sto trovando la pagina. Talmente presa dallo scandalo Nicola che ho preparato i popcorn. Vabbè. Non sto capendo dove è l'oggetto che sto cercando. Cioè la pagina che sto cercando. Voi l'avete vista da qualche parte? Revelio. Perché il rumore viene tipo da qua. Forse qui. Devo essere tipo super vicino, ma non... Cazzo è? Sopra? Anche a me sembra che sia sopra. Però non... Revelio. Io non la vedo. Mi spiace per le vostre orecchie, ragazzi, ma io non so dove cazzo... Se, qua sono troppo lontano, mi sa. No, ragazzi. La sessione è proibita di sotto.
Puoi mettere la freccia che ti indica dove viene il suono? Quindi perdi qua. Quindi in teoria se andiamo per di qui, Revelio. Forse tipo per di qua. Proviamo un attimo. In effetti qua ci sono passato in stealth, quindi potrei essermi perso qualcosa. Ragazzi, dove cazzo? Eccola, eccola. Minchia. Libri incantati. Ebbene, evitare questi tomi il più possibile. Non tanto per la loro tendenza a saltare via dalle mani, ma per il contenuto frammentario e delirante, privo di qualsiasi valore educativo. Revelio. Credo ci sia un forziere qui. Big Blazars, grazie per l'abbonamento. C'è qualcosa mai sopra? Ah, vabbè, per quella cagata non ci salgo nemmeno. Ah, io devo andare ai tre manici di scopa. Cosa abbiamo qui? Un demiguise. Ah, eccolo. Allora aspettiamo, va. L'ho platinato, ormai conosco tutti i segreti. Nicola ha attivato i cheat. Ora sei mio, demiguise. Un altro demiguise. Revelio. Oh, guarda che qua ci sono robe che non abbiamo preso. Revelio. Facciamo un giretto. No, di qua si va sotto nel dungeon. Devo andare ai tre manici di scopa. Tele aggrovigliate. Un'altra missione è comparsa. Ok. Bom. Posto più accogliente di ragazzi, però sono le 8 e mi sa che io adesso stacco. Cioè, poi finiamo dopo sta missione. Tanto direi che ci vediamo domani. Stessa ora, sempre alle 17. E adesso dobbiamo puntare a finire il gioco al 100%. Abbiamo un bel po' di cose da completare. Anche perché siamo al 60%. Ci manca ancora il 40% delle sfide. Abbiamo ancora le missioni dei companion di sia di Poppy che di Natsai. Quindi c'è ancora un bel po' di roba da vedere. Abbiamo tutto il mondo da esplorare. Un sacco di sfide. Abbiamo ancora la stanza delle necessità da arredare. C'è ancora tanta roba da fare, ragazzi. Tanta roba da fare. Quindi sì, non siamo, siamo ancora ben lontani dal finale di Hogwarts Legacy, direi. Ragazzi, grazie mille, grazie per tutto il supporto, grazie per tutte le sub regalate a Nicola, Lars, grazie mille, gentilissimi, scappo da Nicola, esatto. Ci vediamo domani, ragazzi, passate una buona serata e buona cena.